non si vede ancora. Ma vedo che facciamo stesso patragliera. A noi notte ci mangiamo uno per porca cinque persone. E tengo fama, tengo fama! Figlia mia, tu mi fai spartire un corpo. Ma come già fai, poverella? Mannaggia quando mi sposai a chi lo risperato non mi porti fame. Ah, che maggi sposata, io sto passando solamente vuoi. Ah, cosa capricca, mamma? Avvisata la moglie Don Felice che non manco i tassa. Ma qua moglie? Donna Luisella. Già, moglie. Fammi sta zitta a me, va. Ma perché che è stata? A ieri sera, io stavo affacciata a finestra aspettando quando passava che lo giovinotto che va pazzo per me. Tutti insieme venite e stessi mettete a Lucca. Dicendo che non stava buona a far mura con la finestra. Tete, ha fatto scrupolo Luisella. Ah, è quello che fa questo sta bene. Uè, e poi sai che ti dico, tu sei figlia a me, io racconto solamente a me. Ma vedete poi che la roccia stava stipata sto uoio. Ah, oh, veramente come mi passa tuo uoio, non conce. Ah, mi parlano mille anni che passano sti quattro mesi, non voglio famiglia. Mamma, ma è che gente risperata e superba. Noi siamo un'immessa superba, non ne mai raccontato a nessuno. In quanto a disperazione, poi, voi non potete proprio parlare. Sempre più disperata noi è stata. E che volete fare, avete ragione, ecco che me l'ha già pigliata. Con chi lo spurcate felicello, perché questo mi sa chiesto. Ma chissà poi non è che sto finisce malamente in questa casa. Uè, Luisa, tu senza che fai a WAP, sa? Noi non siamo gente mia sa strada che ci piace fare la moglie. Zitto, zitto, ti piglia il rubicella, toia e te ne vai, sa? Sa? Ma piglia il rubicella mia e me ne va, che sa? E veniate voi, non luce? No, veniate voi, perché papà facette l'affitta, essa firmaia! E o padrone di casa, perché ci arrete? Perché Feliciella facette o garante, che lo scimone. Mo padrone di casa avanti 5 mesi, voglio vedere chi è caccia sta notte. Io stavo a pensare a mi spingare tutte le pigne lì, specialmente Daniele che è turchino, che si impegnava proprio a fare mangiare. Io sapevo che scemo a questo, Daniele con le turchine. Oh. Chi lo povero impegnato, mi era 5 lire ci voleva la mano cielo. E che volete fare? Io solamente che l'oggetto teneva. Se avesse fatto amore pure con una signorina. Mamma, lavo con mica. Uè, Luisa, se figlio mi fa amore con una signorina, ci fa amore onestamente. E tu non si degna di parlare sta guaglione, lo so, perché i fatti tuoi si sanno. I fatti miei con c'è so chiaro. E vada come parla, perché sennò io tarapa a capo. Ma mi ha fatto divertire proprio assai sta cosa. Che fa? Tu mi rapa a capo a me? Sì. Ma vattene, s'antraglia. A posto! Chi sta può essere che è Don Felice? Non lo voglio arrabbiare. E io manco voglio arrabbiare, perché sia chi l'assassina è marito. Come sto a questo momento, io non voglio in faccia, ma io non so. Alla porta, non ha sentito? Che stiamo solo noi in da casa. Parabba tu! Io non pago a rapì, perché può essere che un marito vuoi non sono casa erba soia. Sì, ma può essere pure che è Don Felice. E può essere pure che è padre, di che non so. Babbo, mia, pupenda, letto, va, rapì, tu, va. Hai ragione che può essere papà, si no, mamma pupenda. E Pascala ha già reputato la casa. Si è felice, l'ha già fa fernuto. Don Giacchino, o padrone casa. È arrivata a tempo. Buongiorno. Buongiorno. Ma Pascal non ci sta? No, non si è ritirato ancora. E come va? Ma sono 5, mancano 4, ancora sa da ritirare. E ancora sa da ritirare. Vabbè. E Don Felice manca ci sta? No, signor. Ma sapete, io non posso io venire continuamente. Io tengo gli affari miei. Dite ai mariti vostri che avanzo 5 mesi di prigione e non posso aspettare più. Sono affari che a noi non ci riguardano. Rivolgetevi a chi vi avete firmato l'affitto. Va bene, l'affitto l'ha firmato Don Pasquale. Ma voi abitate qui? E che ci interessa? Sembra un Pasquale da papà. Donna Coce, voi sentite? Ma va lì a pagare Don Pasquale. Sembra che voi avessero avuto fiducia di esso. Ma voi voleste il garanto? E di conseguenza il garanto paga.
Ma il garante ha da pensare per me, per lo figlio che tiene, lo figlio che tiene con la prima mogliere. Ossia, ossia, con la vera mogliere. Ossia, ossia, con c'è stato zitto perché sennò mi fai passare l'uaglio. No, o vai o passi. No, passi. No, io. No, io. No, io. No, o vai, oggi passati. E che bella affitto che facete? Ah, Giacchi, ha già di pazienza che facciamo sti chiacchiere non sanno. Ma che me ne prema a me dei fatti vostri? Io non voglio più aspettare. Ma sapete che faccio? Poi passate qua, oi? E che faccio scura notte. E quando vengono, mi hanno ricerchia che mi ha da papà. Altrimenti mi avvalgo dei diritti che mi accorda la legge. Prima e seconda citazione. Poi sentenza. E poi sequestro. Ah, e che sequestro? Guardate che porcheria, guardate. Sì. Una conce. Oh. Ma che bello marito vostro, ma vi da far spiegare, che buono dicere, che le parole che mi avete detto prima. Va bene, ve le facciamo spiegare. Sapete che lei, qui si dovette, io con voi non mi smette. Non fa niente, che sono vecchi. Quando vuoi parlare, parlam. E quando è stasera parlam. E se chi lo turza i mariti ti risponde in mezzo, io scommi sangue. Mamma mia, che paura! Ah, uè, scommè sangue, non fa guap, sa, che tu non si chiude mai niente, niente mamma, mai. Fornito, no, no, fornito. No, non ce la faccio, chi caso porti, chi ma verite un poco. Ma verite un poco, chi si permette di parlare? Un povero creatore, si è unito quanto è bellino, fa una tenerezza, grazie a te. O fa sta senza camisa, o fa sta senza camisa. Che lei non è la moglie vera, no? La moglie vera non è morta, sta spartuta se. Ma che me ne preme a me? Mi sto pensando ai 5 mesi, lasciatemi stare. Sì, ah. Mamma, hai detto fammi, detto fammi! Ma già, fai a già risolvere. Ho già chi prestato per 5 lire, rimane per dove? Niente, donna Conce, tengo il sacco da fa. Va benissimo, non va. Poi non mi volete, no? Hai vado a fare una tupigna. Pupè, vieni a casa, mamma, vieni. Pupè, io mi vengo l'est, sa? Porto mie srutole e maccheroni. Solamente per me e per te. Lui gustate, una a te e una a me. E ci mangiamo noi solo alla faccia allora. La faccia vostra! La faccia tua e mamma. Tu mi metti a caurare e fa volare l'acqua. Sai che ti vengo per mo faccio l'est, va. Pupè, a dove vai? E un cappello, che fai? Lo porta preso, mamma mia. Ma distratto mi faceva sci senza cappello. E che vai di misa, ti è l'angò? Ma qua ti è, non c'è chi, un cappello. Ah, il cappello qui. Non c'è chi. Io sono la signora, io senza cappello non esco. Permetti. Ah, ah. Mamma mia, che gente, guardate qua, guarda, seggi spagliate, una cilla scardata, una brocca per terra. Gente sguaiata, gente sguaiata, eh. E permesso, bellezza mia? Chi? Favorite? Oui, oui, chi dite? Don Giacchino, bellezza mia. Oh, Luigi, è molto facile questi qua. E lo volete sapere, eh? E io ve lo dico, bellezza mia, ma basta che non dite niente a nessuno, e specialmente a papà, bellezza mia. Non ci pensate, accettate. Grazie, grazie, Don Giacchino. Come mai stare qua, Ecco qua, dovete sapere che io amo immensamente la figlia di Don Pasquale. Pupella, oh, una vera pupatella, e per quella giovane bellezza mia farei qualunque cosa. E con papà come state, in pace o in urto? In urto, bellezza mia, sempre in urto. Brava, Due mesi fa mi pigliai 1500 franchi da dentro la scrivania e me ne andai. No. Lui non disse niente, no. Solamente non mi può ricevere più in casa. E avete detto niente? No, ma quello fa così, poi la passa. Mo per esempio io sto senza manco un soldo in da sacca. Di mano, assolutamente c'è da far pace con papà, bellezza mia. E si rimane papà e tu stai non può far pace. Voi come facite, bellezza mia? Don Giacchino non fa pace. C'è sta mia sorella che lo comanda a bacchetta. E poi papà è ricco, bellezza mia. L'inglese quando morì lasciò tutto a lui. Chi inglese? E come che inglese? Ah, tu si seguo per cuoco. Ah, perché papà era cuoco? Sì, signore, papà 3 anni fa era cuoco. Quello stava con un inglese ricchissimo, no? Il quale non tenendo parenti, bellezza mia, non tenendo a nessuno,
Quando morì lasciò tutto a lui. Lo voleva bene come a un padre. Erano 25 anni che lo teneva. E poi, senza parenti. Veramente una bella fortuna. Venisse da questa parte. Quanto è bella. Don Giacchi, le voglio fare una sorpresa. Non le dite che sono venuto. No, ma come non porta a me? Ha già allumato il focaccio, mi sa caurare. Eccomi a te, bellezza mia. Issa, ma scusate, perché siete venuta così, tutta insieme? Ma venivano poca a voi. Che scuorna, siamo vera montagna. Ma che fa, ma forse non avete avuto dispiacere, bellezza mia? E se volete che me ne vado, io me ne vado. No, questa no. Ma capite, se aveste saputo. Don Giacchi, pigliatevi montagna. Ma che già fa questo vantaggio? Quando una figliola sta sola, non è regolare che ricevesse un giovinotto. E specialmente poi, quando sta figliola non sta prevenuta. Non già che figlia tua montagna. Ma da volta. Ma tu stai sempre bene, bellezza mia. Io sono venuto per due cose. Prima, per sentire da quella bocca se mi ami veramente. E poi per parlare con mamma e con papà. Dunque, rispondimi sulla prima cosa, bellezza mia. Che bella figura sto facendo a cadere. Per la prima cosa, mi pare che non ci sta nessuna difficoltà. Voi avete potuto dovere se vi voglio bene o no. Non già che hai pigliato un montaggio. Che si nuoia. Ogni giorno siete stati non fermati a mia strada rimpetta a finestra mia. Ma io, o chiuvevo, facevo freddo. Sono stata là affacciata senza mi muovere. Brava, brava della pupella mia. Ma perché tieni questa faccia così pallida? No, venite. Io sto sempre così. E poi, tanto la faccia anche che tenga, si credono che sto malata. Ma ti sto benissimo. Non è vero, Don Giacchino? Sicuro, a forza me la nutro. Oh Luigi, poiché la guaglione se muore di fame, mo la mamma è aiuta a fare un pigna, fanno portare due macaroni in custata. Ma come? Quell'angioletto si muore di fame? Possibile? Se muore di fame, bellezza mia. E tengo 4 soldi in da sac. E già che fa? Se non tengo danaro, tengo credito per tutte le trattorie. Mo faccio venire il pranzo per 4 persone. Io, maccheroni, pollo, carne, pesce, tutto. Quella ragazza non deve star digiuna. Bravo, questo significa aver cuore. Mamma, siete venuta? Sono venuta e non ci combinate niente. Ha già trovato chiuso che l'agenzia chiude in 4:30. Ma come facciamo? Signora rispettabile, bellezza mia! E potevo mancare. Signora, perdonatemi se mi trovate qua in casa vostra. È stato perché amo immensamente vostra figlia. Sì, ed essendomi assicurato che pure lei mi ama, io senza perdere tempo vi dico che la voglio sposare. A mia figlia? Sì. Mamma mia, che non mangia per l'anno. Guarda questo. Ma che se ne va? Signore! Mo parlo l'avvocato. Questa vostra sollecitazione nel parlare mi gonfia di gioia e di condoglianza. Io, essendo la madre, non potrebbe dare una decisione circoncisa. E all'infuori di me c'è pure anche il padre. Il padre! Il padre sarebbe il suo genitore. Ma sono certa però che anche egli, quando apprenderà la notizia, sarà pieno di giubilazione. La ragazza avesse molta roba da portarle in dote, ma purtroppo, per le troppe disgrazie capitanate al padre, non tiene nemmeno il corriere. La vedete? E come la vedete, così la scrivete. Nella nostra famiglia non trovate altro che buone visceri e di salute. Ha fatto la ring. O ce la facciamo che ci vuole. Ma signore, perdonatemi, ma io non voglio niente. No, io voglio solamente la ragazza. Solamente la ragazza? Venite domani e parlate col padre. Perfettamente.
Ma domani tutte cose. E dunque, signora, ci vediamo domani. Venite senza me, no? No, e vi pare. E don Ciacchì, voi ve ne calate. E come me ne calo? Io aspetto a chi di là. No, io non ve ne caricate. Io non c'ho, domani vi pago io. Veramente? Qui, qua la mano. Sta bene. Donna Concetta, io me ne vado. Salutatemi tanto Don Pasquale. Magari non volete aspettarci? No, niente, non mi piace ripensare. Ripasso fra un mese. Ma che ho detto, Donna Concetta? Io ripasso fra due mesi. Nemmeno, cacciolite, ripasso fra tre mesi. Donna Concetta, il co non ci vende giù. Basta fa diva, sei scimonuto un po' con Giacchi. Arrivederci, bellezza mia, e buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Che ci sta speranza, magna! Mamma, io tengo fame! Mamma, io tengo fame! Non c'è male, figlia mia, è un simpatico giovinotto. Ma poi, figlia mia, basta che devi andare in tasca per sentare. Ti tengo là, tre e poi. Ma qua io la sta passando. E che ne è? Che non c'è sta acqua? Mi pare che l'avete vista. E come si fa senza acqua? Tengo sé. Dietro me la tirò. Che non lo sapete che sta dai a tiro palazzo in petto? Ossaggio che sta dai a tiro palazzo in petto. E no, io ieri ne ho tirato tre carte. Potessi vedere anche un piacere di tirano cade pure voi, no? Io oggi non mi fira, mi fa male al piede. E a me mi fa male la cappa. Oh, mi dispiace. Oh, piede, ci vuole una carta se ne fate. Va capo, lo pare pizzichetto a bacca. Facete 3-4 sternute, scaturite e vi passo. E io non ho bisogno di scaturire, donna Luisè. Scaturite lei. A me non mi fa male, da, visto voi? Ma noi pure stiamo a buona malacqua, non volevamo tirare. E che dispiette, pare che a voi non mandava ne sete. Quando avevi dovuto, tanto avevo pure. Io per me non tengo sete. Lei manca. Io tengo fame, ma non sete. A cavrare sta ravullendo pure. Hai ragione, ma che c'è una mano. Ah, l'aria fresca. Ma parlano mille anni che vengono felici, ma ci fa cazzare un bello niente chi le sa ciccia. Una bella lattuga fresca, un litro di vino buono, ma voglio consulare. Mamma, ma che bene papà è porto denaro, avevamo fatto cattare tre custate ranni. Guarda, te un più. Mi ruota le radici per fare un piede e due litri di vino buono. Ci volevamo arracriare. A faccia che non ho povere. Fronnesirasa mia, fronnesirasa. Collare un corpo a me non ce ne trase. Chi si sta facendo papà? Che bella cosa! Mamma mia, mi puoi fare la cosa? No, papà, siete venuta! Non mi potete più la fama! Siamo, siamo venuti, papà, ma se voglio! Andiamo papà, facciate presto, ma muore fame, cacciate in aria. Andiamo, facciamo una cosa, mettiamo in aria, fatto tardi, ma cazzo fa spesa, caccia! Io la stampa di Naggio fatto manca una linea, caccia. Tu che dici? E come si fa oggi questa povera guaglio? E che già fa? Anzi, mi credo facevo trovare i maccheroni. Vabbè, e come te facevi trovare i maccheroni? Che me l'ha lasciato qualche cosa stamattina? Vabbè, non faccio lasciato niente, vedi che si è fatto tardi. Va a fare un pignatillo, un pegno. Manda l'organizzazione. Oh, meno male che è venuto l'organizzatore. Sono chiuso, oggi trovato chiuso. Mamma che larina! Che già fa? Che l'uomo aveva ragione ridere, donna Luisè. Perché tu aspettava a patate per mangiare. Ah, monnezza, capito? Io aspettavo a marito, ma senza sapere che questo non è stato mai né padre né marito, ma solamente uno sfaticato. E non cominciamo la solita storia, capisci? Non inizio ancora a me ne vado. E fai pure. Bastantemente quello che sto soffrendo. Poi in quanto arriva donna Luisè non potrei far meno a ridere, perché si sta a chiesto. Noi potremmo ridere assai, coppia e spalla sola. Voi ridete in coppia e spalla me? Sì. E a dovenne, pezzantuna. Sì, pezzantuna sì, ma onesto, che non sono là. Calma, calma.
Fa sta, vada come parla, perché quella canonaggia fatta a mogliere ti io faccio a te. Ho ragione che si ferma, io con te non mi posso mettere. Ma tu ce l'hai sentito sti parole, ma cervella tua. Se non avessi tenuto vizi rovini, se non fosse piaciuto io qua, a che storia teniva ancora la bottega e salassatore. La bottega e salassatore, guarda, la bottega e salassatore. Cancio, vado per colpa mia. Sono i tempi che sono cambiati. E i miei ci hanno rovinato a noi. Hanno rovinato a noi e a povera gente. Non vi salassate, non date sangue. Non date sangue, non vi salassate. La gente non si salassi più. Insomma, era la faccia, poi vado e faccio andare e muore. È troppo il sangue, la gente mangia assai, si abbuffa. O sangue, a me non se ne vuole sangue, che succede che non cadda succede. Troppo sangue, troppo. Tanto lui sta morto, non la facciamo. O saponare, manca se ha visto. Sacci niente, ma non vedete perché. Non sa proprio niente, è felice. Non è venuto ancora. Non ti preoccupare, figlia mia, ma che bene, felice, mi faccio qualcosa, i soldi, così accattamolo poco e non abbiamo mangiato. Ci faccio pensare tanto a voi, ti scusa, non mi pazzi. Ma no, tiene, fa ammassare. Assai! E lascia crescere, che segna di salute. Qui a proposito di pesca, poco fa è venuto un giacchino, il padrone di casa. Dammelo sto, muovo su. Ma che te su, pesca, chi è lui che sta a pensare nei cassettini? Ecco, ma ripensi i cassettini con lui. L'uomo in ignam. Ma sei sicuro? Come non... Mamma mia, pesca, ya. Qui? Ma muore fa, ma che non mi fa avere l'uovo a nazza quel tempo? Però lo dovevate, non ce l'aveva guagliato. Insomma, già chi ne va a trovare Renare? Renare? Adesso vedi Renare, adesso. Intanto avessi scendere 10 minuti. Va, visto è felice. Renare. Insomma, sa mai che cosa ha fatto Renare? Scusate, però, io un grande personaggio, un grande attore. È Papaniello, o figlio di Don Felice. Buongiorno. Buongiorno, Papaniello. E parlo di quanto vedi? Ma vedi. Leggi la sede che si va ricettando da Olino. Ma che tu tieni una brutta faccia, che succede? Ecco adesso, con Pasca. Prima è tutto, ma che fa? Tutta la stessa bandiera, Stamattina che ci hai fatto male? Che hai fatto male? Lui è casa di quattro pizze qui e non so il 10 scelte. E capito, si mandano tutte le giri, si mandano. Perché sono giù da dove va? E esso me l'ha cattato. Se no, addirittura stavo di uno. Ah, sì? E per caso lo compà. Ha già avuto che caccia papà. E perché? Perché mi era mandato ad un signore con una lettera. Cercandolo qualche cosa che non. Io me l'ha messo in da sacco e sono io prima a tuo compà. Chi l'ha accattato e pizza. E i tre me l'ha già assipato addosso la lettera. Quando sono giù da due signore, nato poco mi riuscivo per scala. Ha visto la lettera tutta in qualche attenzione e si è messa a lucca. Dincella quel porco di tuo padre. Cassi il letto l'ha da mani a caro con maiss. Non già un signore come a me! Ma aveva ragione, scusa, tu mi metti la lettera in da sacca, non stiamo le pizze. Quanta pizza erano? Tre pizze! E portava a capo di che erano le pizze. E così ne ha buscato male. Che ha fatto, padre, ti darà solamente lui capisci? I sarai se ti avrei acceso addirittura. Uè, pare di un'arte papà di, perché noi canti potremmo a mangiare più, Sì, signore, che sto sapendo. E non dubitate che aveva la mamma secca tu. O compare senza le servitude. Ma va bene, gli hai detto che mi mettessi a fare i capi. Ma dimmi una cosa, ma padre quando viene porta qualcosa di soldi? Lui stava aspettando a isso. Ah, è stato visto. Chi non ha fatto mancano soldi, stai un altro. Chi sta felice, va, chi sta felice. Te ne manca la forza sul nuovo campanile. Don Felice! Allora, meno male che è venuto, meno male. Buongiorno Felipe, buongiorno. Buongiorno Pasqua, buongiorno. Buongiorno. Felipe, che stiamo aspettando a te? No, no, mangiate voi, io mangio dopo. Stiamo aspettando a te per qualcosa di soldi, ma accattano pochi roba di mangiare. E aspettate a me, Pasqua, il mio oggi è venuto a stamma con Manu Turk. Sto un gallotto stamattina sotto San Carlo. Fosse venuto uno a farsi scrivere una lettera. Sono un piazzeggele, sì. No, tu hai sentito. Sono sentito. Avrei bisogno di una cosa calda. Ma ragione, io ci vuole una bella tazza di caffè bollente. Ah, hai fatto il caffè? No, non c'è sto il caffè. Una bella tazza di cioccolato. A cioccolato? No, non c'è sta la cioccolato. E Pasqua, ma non li si sfruttano? Sto dicendo tutto quello che ci vorrebbe, capito? Per te, per fare, ma non c'è sta niente. C'è una voglia inutilmente. Non tiene niente roba cavra, c'è. A cavrare sta un legno. Non un bicchiere d'acqua, cavra.
pure se si riscalda tutto l'interno. Lascia questa andina, eh. Anna concia, ma questi guai voi tenete pure già niente paziente. Lasciavo tenere il cervello. Pasca, questo mestiere non posso fare più. Ma ci vanno mettere pure il tasso. E ogni lettera 2 centesimi. E in coppa fuglietta c'ha da stare il francobollo di 1 centesimo. Addirittura. E che se niente, dall'anno prossimo gli scrivani devono pagare la ricchezza mobile. E che è sta ricchezza mobile? E beh, che è un tavolino. E perché è una ricchezza un tavolino? No, ma è un mobile. Ah, aveva mandato a chi l'assassino e i figli con una lettera di un signore per cercare di avere qualcosa di denaro. Una persona così a modo, te lo ricordo, no, no. Mi mandava sempre 2-3 lire, un regalino a Natale. Sapete che ha fatto? Una concetta, ha pigliato la lettera, se la mi... Ah, tu stai l'offa, vieni a casa a vieni qua, vieni qua. Ma chi sono stati? E chi è stato? Sono state pizza. E pizza? Ma intanto la soddisfazione ve l'ha girata. Che soddisfazione, Miranda? Che lì te pizze che hanno guacchiato la lettera, ne ha già fatte 3 morti. Tu chi le sfotto pure, lascia, ma Pasqua, fammi copata. Lascia, ma Pasqua, tu mi fai perdere rispetto. Lascia, ma Pasqua! Ma ci lasciate la mezzo! E mandiene, ma non mo fa battere. Ringrazia Is. Uè, non è finita qui, Dopo mangiato parliamo. Vabbè, allora non parlammi più. Non ne parlammi più. E quando parlo? Speriamo di poterne parlare. Ma voi, stasera parliamo. Parla di mano. La scossa è della moto, Pasqua. Ma sa quanto tempo me l'ha ripigliata e me l'aveva rimessa sotto? Uè, a chi? Mettite su. Ma poi niente. Ma ne va, che sì, signore! Ogni tanto è una mazziata, ogni momento è una strillata! E che sto fatto, un cane? Ma va che do combà, isso sì che mi mette a servire, fatica e male! E può essere che trovo un padrone che mi va bene, e cado, ci vengo più! Vecchio, ci vengo più, stai venendo e castagne, come va venendo? Non capisco, che dici? Papà, effettivamente, povero Vallone, mi ha fatto bene pure a me, la verità. Pasqua, dai, sta a mettere a chiagnere pure tu, già. Parla una capa è morta quando chiama. Ma chiamata, che cos'è? Ma che se ne è giù dell'animale, qua? Che ti porta a te? Papagnè! Papagnè! Una parola, che ti sta correndo che la manetta? Ha fatto proprio buone che se ne è chiuso. Povero guaglione, sempre maltrattato, sempre maltrattato. Voi intrigate per i fatti vostri. Questi sono affari che a voi non vi riguardano. A me è chi ci risponde. Che l'è stato perché guaglione mi ha fatto compassione. Ma io ti venne compassione, vi ho da chiave compassione voglia. Lui sei, ma ha cominciato a volte. Vino siamo forniti. E vino siamo forniti. A stamattina mi stai mettendo che spalle e bacio muro. Tu e tu mamozzi e marito. Ma sono mamozzi. Mi nasce un po' così. Quando è di mano in mattina, vamo a trovare un bacio di cortuso. Perché io a camminare già io, capito? Vabbè, rimane scappato. Io stesso dico pure a te. Tu io avrei a Romia purtroppo. A Palazzo Reale. Allora, Vito Ferni, io non ho mai da fare sempre storie, e questa che roba è? Effettivamente, in fondo, abbiamo avuto pietà di quelle povere creature che sono chiuse. Ma qua se ne è chiuso, Pasqua, chi lo muove a do cumbare, se mangiano di 3 o 4 pizze e poi torna da a volte. Arrosto lo cumbare, arrosto. Dovesse sapere pure che le guaglione si arrangiano sempre perché i ragazzi fanno pena. Sì, ma noi che non facciamo pena a nessuno. No, noi facciamo schifo proprio. Mannaggia, guarda come sto molto bello, nessuno si interessa con mai ma fa. Avanza si è azzeccata che rina, ma marito capri. E se arrepenza, e se pensa. E ca... Oh, loco, è arrivato. O malega. Qua malega. E che tenga, caia? Se non fosse per me, in questa casa non si mangiasse mai. Si fa mangiare. Facciamo una pigna. O rispondo tu o rispondi. E che tende qua? Un saccicolo che tiene qua? La materia grigia. No, tiene nata materia, non è la materia grigia. Da dove? Aspetta mai, facciamo un pigno. Come vuoi fare? L'agenzia sta giù. Ah, sta giù sulla. E quando ben bene stava l'agenzia aperta, che vi impignava? A me mi avete impignato tutte cose, ma fino a sottanino mi avete impignato. Io non farò che ci manca un fazzoletto. Mamma mia, lui sembra parito un fiammifero, subito va appicciato. Ma appicciato? Uè, a te volesse sapere una cosa. Senti, tu 3 giorni fa mi portaste una lira e mezza.
L'altro ieri mi portaste 26 sordi, a ieri mi portaste una lira, oggi non mi hai portato manco una sorda. E la svalutazione? E continua a fare sto tavolino sotto San Carlo. Bravo, eretta buona, come tengo a fare il tavolino sotto San Carlo? E mamma vengo, non ti preoccupare. Anzi, Pasqua, tu conosci un sacco di gente, vive che sono a Catà, metti un'inserzione sul giornale. Perché in appartamento metti un'inserzione con un tavolino, via. Vieni un tavolino, via, ci manca, via, super, metti un'inserzione con ma è ricchezza mobile. Ha ragione, chi le ha schifezza mobile? No, non posso fare questo mestiere, Pasqua, per carità. No. Prima per fare lo scrivano ci voleva un'istruzione, ma tutto quando vanno fai scrivano. Stamattina eravamo 18 sotto San Carlo. C'era l'orchestra. Come c'era l'orchestra? C'era l'orchestra sotto San Carlo. Ma quale orchestra? E chi era? 18 scrivani. Niente di me. Stava una fila che non prendeva mai. Uè, e nessuno ha fatto niente, sa? Perciò non voglio fare più. Come ho fatto io che nessuno vuole tacchio il sangue. Come? Perché nessuno si fa salassare più. Hai ragione. Voi parlate, ma si può sapere quando si mangia? Facciamo gli indovini. Che ne sai? Cioè, tu ti volevi impegnare. Lo so, rapido, tu e due non sono. Dammi la mia, ma ci pensi. Ma stai chiuso. Non ti preoccupare, se c'è ragione, se ci Lì, fammo piacere, vai a... Ma piacere, detto che l'agenzia sta giù. Non ne hai l'agenzia, devi andare dal bottegaio all'angolo della strada. Ah no? Il bottegaio all'angolo della strada. Mi sale in quello pulito. Oh, bottegaro, un po' noi. Ma ci capi? La stessa cosa. E che c'hai a fare? Allora, ti farà... No, che la mia e lingua passa. Non ti farei a caroncella perché non mi mangio. Pasqua, tu questa fama vai guardare la qualità della pasta. No, i maccaroncini si mettono un coppo sopra e non ne digerisci. Pasqua, tu alleggerisci pure il corde e violino. Vale, comunque aspetta, già te ne vai, un momento. No. Poi ti faranno un po' che insogni, un quarto insogni, per attenzione a insogni ad essere buoni. Tu fai una cosa, mi chiami sci che insogni, a palla insogni. A rumba. Io. La prendo col tiro, dai, metti una side così. Ma c'è se va pure un naso. Io schifo, po'. Che cosa schifo? Una side. Oh, che non ha tutto il natale, non può lasciare. Non è che smontabile, no? Seglia. Tu a tutti, sì, è buono, doppio. Vabbè. Se no, si siete a dori i ganci, ti capite? È logico, da un doppio. Poi ti farà una bella boate di pomarotto. Perché ci sono un zucchillo, ci vuole. Sì, ci vuole un zucchillo. Allora fai una cosa, ti fai una salsiccia. Non mi è zucchillo, tre quarti. Però il salsiccia, non pigliare che l'ha appeso, vecchio, sai. Che mosca, cosa, la povera, la da fannanza a te. Quindi prendiamo piazza di carne, così. Lo metto qua, poi prendiamo il cortile. A ponte i cortili. A ponte i cortili, poi prendiamo la bottega. Prendiamo la carne che sta funzionando così. E lo metto in così. Poi prendiamo la macchina e ti posa ciccia. Ah, ci capite, posa ciccia. Caggi tu, posa ciccia, noi capito. Grazie. Posa ciccia, bella. Ci capite, ma già fa fannanza a me. Aspetta un momento, Marolla mia bella, mi interessa. Ah, poi ti farà una bella boate di pomarola. La pomarola che la... Sì, sì, bella. Che le perché a me i maccheroni mi piace di mangiare guacchiato e guacchiato. Speriamo che ho buttato dei fan guacchiato. Sì, e poi rimaniamo così, asciutto asciutto. Ci vuole, no, ci vuole un secondo piatto. Carne, pesce, no, mamma no, la no, noi pigliate i salsicci. Carne, è pigliato i salsicci, giustamente. E allora fai una cosa. Ti farà 10 uova, 2 uova per ciascuno. Tu e 2 uova che fai? Ti mangi o ti zucchero? Ma scusa, come te fai? Tu mi facci? Che ne sai? Poi li fai in te camini. Buono, poche mozzarella. Poche mozzarella. Ci troviamo tutta la nuova idea. La mozzarella te la fai la stessa. Sempre. Però attenzione che la mozzarella, quando pigliamo la mozzarella, la pigliamo in mano così, la spremo, si esce la goccia di latte tra la pigli, se no desisti. Vabbè. Vabbè, aspetta un momento, non è finito ancora. Non è finito. Oh, poche dia farà. Ah, potete fare un bello palatone di pane. Bello però il pane, possibilmente caldo. Se non è caldo, insomma, della giornata. Fresco. Bello croccante, tu gli ho pane a mano, siete crack! Tu pigli, se no non darete. Vabbè. Oh, poi che volevo faccio? Ah, un po' burro. Un po' di burro, un pezzetto di burro. E mettono in manzoni. No, e che può fare? Anzi, giù in quei osso. No, lo fare. Lo stomaco che ti ricordo, ma mangia anzi. Col burro. Col burro, vabbè. Poco devo fare a più, poi devo fare arroi, noce, nocciolo, senza... due ciocciole. Due ciocciole, che bella, così ci esce, divertimi un po'. Poi devo fare una linea di esta. Issa a me. Issa. Ciao, la tua issa. E chi a te? E allora, la issa a te. Ah, poi vai dal binario, dal cantinino, fai dare 2 litri di vino, quello buono di Gragnano. Gragnano. Tu l'assaggi, se ti senti la palluccella a mucca. Non mi senti la palluccella. Quella è spumante, spumeggiante. Allora tu assaggi, senti la palluccella a mucca, se no desisti. Poi per chiudere vai a due tabacca, pigli i sigli, uno per te e uno per me. Ci mettiamo la forma, bello, dopo mangiamo. E ci fumano. Poi gli ho riesti.
Attenzione, non metti in da sacca che mi porto, va. Fammi pressione. Prepara la tavola, te che non vai da lato lei. Pasqua, io ho già fatto una pensata. Con il resto, perché non ci accattiamo una bella villa al mare, una casa in montagna, che dici? La villa al mare può riuscire che... Ah, fammo piacere, che esagerato! Che sta per fa? Io dopo potuto cari, ma già mettere in ginocchio per avere un mio zucchio le munzagne. E chi se ne vede una qualità della pasta, un burro, un sogno. A buate pomma, che il mare ha in fronte, a buate pomma. Ah, mozzarella che ha cocciolato, pane che fa cracchia, o vino che fa l'uccello a mocca. E sta ciccio fatta innanzi a me, che il mare voglia in canna, e sta ciccio. Ma mo piacere a te! Ma chi sta per fare? Ma se è proprio fatto! Ah, è tantissimo, non sai mangiare! Non sai... Questo è il problema, non sai mangiare! Ma che ci sa, catena con i lorgi, lo che dici? Non ci sa, catena con i lorgi, c'è il mio pastrano con il povero di Astracano. O cappotto di Garibaldi. E poi ci stanno le lenzuola della prima notte. Ehi, tiene ancora. Di seta, seta pure, di San Leo c'è più. Si sono perute, no? Le lenzuola sono felici. Ma ci piace. Ah, aspetta, che ci pensi? Non ci manca pozzi. A dopo di caro, come ci fa? Che chi le danno un cappotto mio? Un gilet, un cazzone? E mi hai fatto parlare per mezz'ora in un mo, ma ci ricordavo. E manca ci pozzi, che le danno una coperta d'inverno. Ma non perdite tempo, il pote caro tiene tutto il nostro guardaroba. Sì, tiene il pelliccio. È permesso? Chi è avanti? Scusate, abita qui un certo Don Pasquale. Sì, Pasquale, voi. Ah, ecco. Ma così, caro Don Pasquale. Che piacere. Fate sedere il marchesino. Fate sedere il marchesino. No, no, facciamo spazio, prepariamo il salone. Va, va, Maruso. Mamma mia, meno male, meno male. Forse si mangia. Una sedia al marchesino. Dai, una sedia al marchesino, forse. Una sedia al marchesino. Mamma mia. Sì, sì, ma meno male Dio vede il provvedimento, Pasqua. Ah, voi, mentre pensavo che non si mangiava. Uè, chi sta a letto? Non c'è grata, scusate tanto, Marchesino, ci siamo emozionati nel vedervi. Madonna! Greca! Si è rotta la seggiola. Oh, mamma mia! E fammi la sciacca a dente! Ma che asci, come esci? E non mi fai restare! Stattano poco, ma come aro a dirci, aro! Oh, mamma mia, già stavo fannate a dente! Ma quella è una cosa di pochi minuti, stato caro, apri una tasetta! Ma veramente? Ti rovini tutte le sedie, com'è possibile? Io rovino le sedie! Ma da credi, io tengo le sedie di vetro! Le tengo nel salotto dorato che ci abbiamo di là, ci abbiamo un salotto! E non ne posso mettere a mese, perché non riesco a... Sì, sì. Esatto, allora, non domo, faccio. Caro Marchesini, che piacere, ci dovete scusare. Questo per voi è una rimessa, una stalla. No, e tu sei o ciuccio. E papà, il Marchese come sta? Non c'è male, grazie. E la mamma, la Marchesa? Morì, ormai sono 4 anni, povera mamma. Morì, la Marchesa. Qui, la Marchesa morì. Che già fai, ma sapeva manca a Cristo. Dunque... Caro Marchese, a che cosa dobbiamo questa visita inaspettata e gradita? Si tratta di un grande favore. Sì. Che solamente voi e vostra moglie mi potete fare. Io e mia moglie. Ma lei, chi se volesse qualcosa di soldi? È capitato bene. Ma che già tenevi, Pasqua? Io veramente non so se è il caso parlare... No, lui parla, come non parla? In presenza del Signore. Ah, ti vedi in presenza. Pure se me non lessi, non me ne pozzi, che mi fai? Lui può parlare, no, è felice, quello è felice più che è amico, è un fratello, sì, potete parlare liberamente. Posso fidarmi? Sì. Fidatevi. Allora mi fido. Io non mi fidrei, sta cadendo. Comodi, comodi. Comodi, comodissimo. Dovete sapere... che io amo pazzamente la figlia di un certo Gaetano Semmolone, detto Fritto Mister. Fritto Mister. Perché è stato cuoco fino a 3 anni fa. Poi ereditò tutti i beni dal suo padrone e oggi si fa dare l'eccellenza, vuol fare il nobile. Tiene un angelo di figlia, alla quale fin da bambina fece studiare il ballo ed ora è scritturata al San Carlo come prima ballerina. Ah, San Carlo, è collega mia allora. Come collega tu? A San Carlo, hai sentito? Sì, ma che le sta in tuo San Carlo, non a forza. Cioè, se vuoi San Carlo. Se a forza sotto i polsi, c'è un abusivo, è stato così. Allora, figura, ma fai fare. Collega mia. Essa però non è contenta del suo stato attuale. No. Mi ama veramente. No. Vorrebbe essere mia, ma... Il padre si oppone. Ah, o padre strappone. No, signore. Tu hai detto il padre... Il padre si oppone. Ah, si oppone. Vuole, tu parli che la lingua mia si riende, non ti fai capire. Ma perché tu hai la lingua rotina, la da cosa, non c'è... Venga, mocca, ma non mocca da dare mocca da dare mocca. Ah, no.
Quindi il padre non vuole, insomma. Comodi, comodi, ora vi spiego. Il padre vuole, ma dice che deve sposare un nobile. Gesù, un nobile? È più nobile di voi adesso. Sicuro, sicuro. Ma egli ha anche detto: allora metterete piede in casa mia quando porterete qui il marchese vostro padre, vostra zia, la contessa del Pero, e vostro zio, il principe di casa. Ora scusatemi, che posso fare io, povero giovane? Posso andare da mio padre, mia zia e mio zio e dir loro: venite in casa di Gaetano Semmolone. No. Lex quo. No. A parlare del mio matrimonio con la figlia che è ballerina. No. Ditemi voi se lo posso fare. No, non lo potete fare. Come faccio? Non lo può fare. Sono nobile, ma non va. Come fa? Non è proprio possibile. Comodo, comodo. Sì, comodo. Comodo, comodo. Non potete provare. È stato un po', che hanno come mai? Che non stai buono, mo, eh? Il loco deve stare rimanendo. La mano, non posso stare. Mi ha ingassato proprio a Inde. Ehi, è stato qua. Proprio a Inde, aspettate. Questi scherzi, cazzo. Che scherzi? Sto parlando seriamente. Ma perché è destinato a me, stai? Il tuo formato, quadrato. Che sono quadrati? Tu, pazienza, hai ragione che sto marchesino qua. Stiamo parlando di una cosa, ma mi ha fatto perdere un discorso. Stavamo parlando che... È una situazione impossibile. Della vostra situazione. Quello che ti fa capire a te, che tu non capisci niente. Questi sono proprio la coppatura dei nobili, delle coppa coppie, capito? Come noi siamo che le sotto sotto la miseria. Scusate, ma che pensate di fare? Che volete fare? Avevo risoluto di non pensarci più. Ah, fate risa assoluta. Forse fritto misto, quello era cuoco. Ha fatto risa assoluto. Ah, così è, ha fatto risa assoluto. Che ha detto quello? Che ha detto? Ah, così ha detto. Avevo risoluto. È la marca del riso. Noi non mangiamo da parecchio tempo. Allora ci siamo marca noi. Sarà la marca no. La marca no. Riso lutto, ho capito. Ma c'è azzecco, non è vero che oggi che si mangia. Perché ce ne importa a me? Scusate, Marcasia, come ho facito sto riso? Qualche parmigiana per se prendere il burro, consolato, in bianco a me, così mi piace. Scusate, ma che cosa? Ti faccio riso assoluto. No, don Pasquale, avevo risoluto, cioè avevo deciso... Capisce mai. Dicevo, avevo deciso di non pensarci più. Ma che volete? Io amo troppo Gemma. Amo troppa gente, intesa? È volubile, ragazzi. Amo troppo Gemma. Gemma, Gemma. Ah, Gemma, scusate. La ballerina che è la mamma da figlia. La figlia di Gaetano Semmolone. Voi parlate da quella parte e le parole non fanno a tempo arriva a casa, capito? E appunto, sento che non posso dimenticarla tanto facilmente. Appunto, ho capito, ma di voi è stato così, che come volete fare? La cosa hai da fare, che cosa? Voi solo, amico mio. Voi solo mi potete aiutare. Ah, tu solo, va. Scusate, ma in che modo? Voi dovete diventare il marchese Ottavio Favetti. Io? Che? Mio padre. Ma che dico? Voi la contessa del Pè, mia zia. E qualche altro amico vostro? Il signore, per esempio. No, non c'è nessuno. Signore, sei tu, hai chiamato a te. Dicevo a voi, mio zio, il principe di casa. Oh. Io, il principe di casa. Marco, se vuoi tenere la cervella fresca. Ma papà, comodo, comodo. Grazie. Ma mi pare possibile che questo fa un marchese, a contessa, io prima. Ma che faccio, pacino. Voi adesso siete accecato dall'amore, avete la fantasia riscaldata. Ma è come se stessi in calore, va. Ma che è una gatta? No, il calore dell'amore. Bravo, hai detto bene, il calore dell'amore. Non pensate alle conseguenze. Ma mi pare possibile, il caso in frittimista se ne accorge che è tutta una finzione. Ci fanno un bello mazziatone. E noi non siamo in grado di ricevere mazzate. Non abbiamo proprio la struttura fisica. Io non posso rimango, posso avere uno schiaffo leggero. Rimango dillo. Passo. Ma che a questo non ci pensate nemmeno. Il padre di Gemma è un asino. Chi lo vota pure capi, c'è chi. E quando crederà di avere in casa una famiglia tanto nobile, per la troppa gioia non comprenderà più niente. E io avrò tutto il tempo di riuscire nel mio scopo. Ah, ecco, dice, voi fai, mentre facciamo così, ne voi fate... Insomma, per il fatto, ho capito che, insomma, avete capito il pensiero del programma che voi avete. Scusate, che dici? Oh, facciamo? Ma c'è con cose di soldi? Ecco, facciamo gratis. Sì, sì. Tanto che io in un mazziatore non potete mai. Ma un mazziatore, abbiamo roppa bagnata. Andiamo prima a fare. Come stabilisce sto fatto? Ce lo dica, mazziatore dopo pranzo. Un contratto, chi? No, ce lo dico prima, se c'è da parte. Se chi non dà l'intenzione ci fanno veramente. Dobbiamo rischiare, a quello che non viene, non viene. Dobbiamo d'accordo? Rischiare. Devi rischiare, perché me ne va a mezzo. Ah, io ti ringrazio tanto. Dunque, comunque, ma che si accettiamo. Bene, d'accordo. E io chi sono io? Mio padre,
il marchese Ottavio Favetti. Io sono il marchese Favetti. E io? Mio zio, il principe di Casatra. Che importante te. E io chi sono io? Mia zia, la contessa del Perro. Oh, la contessa. Papà, e non sono niente. Oh, no, ragione, la voglio una piccolina, come faccio? Non ci sarebbe una particina pure per lei, pure una comparsa, che lei non c'è. Ma che da fare un film, che la comparsa? Ma come vedi, non la posso lasciare solo a casa. Aspettate, aspettate, mia zia tiene una figlia, mia cugina. Benissimo, e allora verrà anche lei. Benissimo. E sarà la contessina del Perro. Quello che vi raccomando, sì. Aria di nobiltà. Ah, non mi preoccupare, cominciate a tirare, cominciate a tirare. Bello. Albagia. Ah, sta nata zia. Lui ha detto un'altra zia. No, non vi preoccupate. Albagia facci. A saccio fa Albagia. Ma che è È un ballo. Ma quale bar, se tu non sai che cos'è Albagia? E che re? È facile, ma pensavo che sono tante parole, non lo posso aiutare. Albagia è una cosa che si fa all'alba. Ma noi dormiamo a che loro? Ti scendi qua, ambresi, non può fare. Come si fa? Ma si fa? Ma si fa? Ma si fa? Hai ragione. È una cosa, c'è mai sempre per l'alba. Tanto sfizi, poi agia, prese, che significa? L'alba è chiaro, ma l'agia è... Don Pasquale. Che l'alba l'abbiamo capito, ma l'agia che è? Albagia sarebbe importanza, fierezza. Superbia, ecco. Non preoccupate, fate che se noi schifamma a tutto quanto, vero? Siamo nobili dentro, però. Io poi domani mattina verrò e vi darò altre istruzioni. Sì. Se farete bene il vostro compito, io saprò ricompensare. No, ma noi non ci teniamo. Va bene, e poi là mangerete, berrete. Oh, ma che si mangia, che si mangia? Maccheroni, ragù, patatine, funghi, fagiolini, pesce, carne, pollo, frutta, caffè, gelato. Fermatevi, Marchesi! Un po' di bicarbonato, questo ha mangiato troppo! Pasqua! Mamma mia! Maranna, guardate che faccio! Pasqua, mamma mia! No, che ti ha fatto? No, che una cosa passeggiata. Anche tutto un magnango appostato. Ma secondo me, quello che mi ha rovinato a me, sa che sono stati? I funghetti. Ah, tu non devi mangiare. Ma che se me fa sempre, sai? Ti piace? Ma piace, ma tu come ne fai, figlia mia? Ma i giovatiello, tu mi... Sarebbero i giovatiello, come si dice in Napoli, che i giovatiello. Ma è da credere, tengo lo stomaco che tiene i giovatiello. Lo fa non ne ha cucinacci. Bravo. No, no. Da domani dieta per tutti. No, ma io dietro proprio e caccavelle. Guardate che gira a fare. Si è ripigliati, ha messo un po' che colore. Avevo lo stomaco pieno, voi poi ci avete aggiunto quest'altra roba. Perché Aroni mi arriva. Scusate, ma che sì. Scusate, dobbiamo andare lontano? Non tanto. Ecco il suo indirizzo. L'indirizzo. L'indirizzo che sarebbe di questo qua, di... Vuoi che leggo io? No, che sai, perché sai leggere tu, c'è sì. Mi faccio scrivano, non faccio... Lo scrivano, sa per scrivere, non sa per leggere. Cavallo. Comincia buone, cavaliere. Ah, cavaliere. Ah, è cavaliere. Ma che cavaliere? È un titolo che si è dato egli stesso. Sì, sei un ragione su cavaliere. Vabbè. Gaetano, Semmolone, sempre robe magnai, capito? Semmolone, così si chiama. Di Riviera di Giaia, 155. Eh. 155. C'è 55. Eh? C'è 55. E che c'è 155, abbrevia, c'è 155. E parla cinese con 155. C'è 155. 155. Pipi Nobile, adesso Pipi Nobile, ma non c'è Pipi Nobile. Ah, primo piano, vero? Punto, primo piano, no. Il punto non è il calcolo, devo mettere il calcolo. Non è importante. Perché non fanno giù allora? Primo piano, ma pure piano è no. Hai capito? Quindi non fa perdere. Volevo dire, ma che sì, siamo tutti, abbiamo... vi volevo pregare, insomma, noi come venivamo, ma così come là. Il servitore appena ci faccia una foto. È chiaro, questo non è un problema. Potete usare gli abiti della festa. Della domenica! E noi la domenica non usciamo mai, ma che sì! Siamo sempre, questo è Natale, Pasqua, Santo Stefano. Capisco, capisco. Penserò io a tutto. Oh, venite. Portate tutte voi vestite, cappotte, cappelle, grazie. Bravo, vi bravo. Trovate portando, portate pure qualche maglia di lana, qualche mutanda lunga, dei calzettoni, dei fazzoletti, camicie da giorno, camicie da notte, tutte robe che ci possa dire, no? Un costume da bagno? No, costume freddo, costume. Ma che mi ha fuoco, rete esposa, magicamente. Ma che c'è? Quello porto quello che può, portateci robe che c'è.
ci rende presentabile, ragazzi. Insomma. Domani porterò tutto quello che volete. Grazie, grazie. Ma anche se mi raccomandi, ci tengo un bel cappello. Ah, sì, lei ci tiene per il cappello. Durante o cappello? Due cappelli. Due cappelli e due completi. Per adesso vi ringrazio anticipatamente del gran favore che mi fate. Arrivederci. Buone cose. Arrivederci. Da questa parte. Scusate, Marchesini, vi voglio dire una cosa. Parlate. Questo signore che deve fare il principe di Casador, cioè vostro zio, lupo la ritta che tiene una moglie, la quale sono io. Non mi pare che mi avesse portato pure a me. Mi dispiace, cara signora, ma questo non è possibile. Oui. Mia zia, la principessa di Casador, è gravemente ammalata. Oh. E tutti lo sanno, malattia di petto. Oh, mamma mia. È un anno che non esce di casa. Mia parla sempre, se ti poteva portare già te l'avrebbe detta. Hai sentito, un anno che non esce di casa. Tu vuoi fare la principessa? Noi ce ne amo, ti chiudi il marito e tu fai la principessa per andare a casa. In borghese, non c'è bisogno di sapere. Dunque io vado, carissimo Don Pasquale. No, no, so. Prego. Posso? Prego. Grazie, grazie, grazie. Niente, niente, niente. Don Felice, arrivederci, a domani. Buonasera. Gente calassata, profumo di nobiltà, bro. Qui hai tassato. Vada a te che hai sta vita non mi ha finito una fa. Quando è domani mattina spingimi tutte le figlie lì perché io me la c'hai. Poco pensiero che ancora va a parlare ai figli. Ah, chi sente, chi sa cosa pensa. Sapete quanto ci vuole per spingere quella roba? 47 lire miserabili. E quando ti servettero non erano miserabili? Ma servettero per da mangiare a te. Che te l'ho fatto fa? Io sapevo mangiare che i figli miei. Non stavo soggetto a te. Ma voi ha sentito, come ha già fa, come ha già fa? Ma così niente, ah, lo diceva, moglie, ma Bettina, ma ricordate. Brava, brava. Diceva una femmina come a me non la troverai mai. Si capisce, non trovo una femmina come a moglie. Uè, parla male Bettina che mi fai fare pazzo. Uè, ma ti fai pazzo. Tu non hai fatto mai niente. Io. Lì si faceva il principe, che l'altro faceva la contessa e che rimaneva a servallo. Non ci stai niente male. Quando si va bene a Roma si fa tutte cose. E ma una colpa! Non c'è, tu ti sta solamente zitto perché io a te ti tengo in gatto. Ti tengo in gatto. Va bene, va. Ma io sai perché non voglio mettere con te? Perché non voglio sporcare mai? Le sporcatelle, sì, ma le sporcatelle non vuole sporcare. Stai zitto tante volte quando sto qui presente, ti assa zitto. Si capisce? Quando ci sto la mannanda da parlare l'ombra. Ma perché non c'è un gomma? Ma io dove è l'ombra? Ma perché tu la sienta a questo, che si offende? Ma perché cari? Ah, che non c'è un gomma. E avrà ragione. Come avrà ragione? Avrà ragione che non sei uomo che si mette un cuore a una femmina, questa è solo te. Ma quando sapi una cosa te, ma tu quando è? Che passo non vuoi? Ma sì. Faccio passare, faccio passare. Ci gruango la crema, la tua marita. Allora, un po' macchina, l'avessi già scumata esatto. Ma chi scumata? Scumata? Questa che roba è una moglie a buono, non ne dà questi consigli, Scomma lei sangue, scomma lei sangue. Pasquale, non ne homme. Non ne homme e passa nuaia. E dimmi tutti insieme, molto fratello. Quando a te rimane mi voglio vendere l'occhio, ti spegno tutta la roba e poi di niente, voglio avere. Ma se capisci come lo va, ma prima che me lo va a chiamare che t'ha già pubblicato. Ma famo le spatte. E poi prima. Ma sentite a me faccio. Ma dopo che lo faccio che le rimane a calare, Naiana. Ma non lo faccio a pubblicato. Basta. Fatemi gli asci. Come lì! Mamma mia bella, ma chi varrà tanta forza in un rossaccio? Mamma mia, questa che roba è. Secondo me voi mangiate di nascosto. Per carità, in questa casa è un inferno. In questa casa si mangia pane e veleno. Pane e veleno! Felice, solo veleno! Vai dentro, è questa che roba. Thank you.
Senti, hai capito? Sì, signore. Dimmi una cosa, ma tu a Michelosa Gonzalo come lo conosci? Perché ha fatto compare a Parma. Io sono con Bariello. E se ti ha mandato qua? Sì, signore. E Peppinella mia, ma io non sono lo padrone. Ma per il misto che dice? Se ti fa sta, è bene. E se no, che già fa? Te ne vai. Ma ne vado? Eh sì. E a dove va che ne andici? Io mamma che fanno? Ma mamma del padre ti avesse una strilla che stai lontana dalla casa. Che fai lo servitore? Strilla? A chi? Chi l'ha nitto? Impara a e battino. Perché noi non dobbiamo mangiare. Oh, vero, che stanno lì. È bravo, che belli padre e mamma che tiene. Papà, papà, non te ne carità, perché mo c'è sto un chico che pensa a te, va bene? Anzi, stiamo a sentire buone. Se tu vuoi rimanere, cioè, certamente in questa casa riuscirà tutto quanto che hai tu soppato. E quando lo padrone ti dimanda vicenza che re, tu devi rispondere, vicenza, ma è padre a me, hai capito? Ah, vicenza, qua basta che mi facete mangiare, io mi chiamo pure mamma. E mi raccomando, papà, chiunque ti dimanda, riuscirà sempre come si figlia, sempre. Vabbè. E non ma tu sei una bestia. Sì, padrone, metti la capire. Ma è possibile, ma non ti chiamo. Ma che stai rinde, 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 ma che stai rinde. Non ti posso sopportare! E c'è Lenzi che sta? Ma come tu stai qua? E mi manna stupa mozzi e pezzullo, mamma, ma roba da male. Dammi qua, dammi qua, posso stare giù. A te segna coppa che la seggia e mettersi giù coppa che la fa. Subito, c'è muoviamoci questa cosa! Guardate quello lì. Ma la vita fa, la festa, signore! Tu state zitta e non ridere, se no non mica coppa fascia, hai capito? Entrate fuori! Entrate fuori! Ti dacci tutto mi conferenza! Ah, vabbè, signore, vai fuori! 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 Bisso! Bisso! Ma faccio per io un visto sto pezzo d'animale e dici che hai fatto la festa? Come se avessi visto tutto l'anno in giro! Io ho messo tutto rosa e camelli e ogni camelli mi è costato 5 lire. 5 lire? Ma non mi importa, per mia figlia Gemma voglio spendere qualunque somma. Oggi ricorre l'anno avversario della sua nascita. Santa solennizza come si deve. E poi povera figlia sono sorte dei suoi. Se fatica che è piena, se fatica. A ieri sera venisti che gli sbattute mano, quel passa a due. Come eccellenza, cosa ci da fa? Niente meno che la signorina Gemma. Ma pareva una uscilla, ma pareva... No, indovinate, spulacchiava! Bella! Che la faccio, lo passo troppo difficile. Sì, troppo difficile. Ti ho detto numero con una ponta a te. Ecco. Poco qui l'altro per la coppa va al cucino. Mi sono detto, mi riabbascio, me l'hanno capo. C'è lo piano. Benedetto, figlia mia, benedetto. Oh, scusate, signore. E perché mi avete fatto mettere lì fioro la coppa? E che la camera su. Sì. Mo che torna dalla cravaccata trova la sorpresa. E che sorpresa che trova. Hanno mangiato i giure i migliori in opera di Napoli. Che bella coppa. Prima chi sti chi è? Chi sti a... Al... A for... A for... A forza vuol leggere, sa? Sì, non ce la faccio a leggere il camino comunque. Leggo io, come no? Oh, Alfredo, qua dice Alfredo. E cacci lì? Alfonso. Ah, la giocarata, però. Come no? Alfredo del cane, barone di Terranova. Tagginite che sono tutti nomi numeri, che sono barone dei cani di Terranova. Guarda là, va. Guarda che bella corbella lì, cavolo. Niente, niente, chi si chiede? Sì, questo è... Il signor Bebè. Chi sto saggio? O sai pure tu, è che un signore come noi è stato che ha coppa si chiama? Quell'uomo di mezza età. Sì, quella abbonata alla poltrona, venne tutte le sere. E come era solisse, ne venne a cenare, tutti per vedere mia figlia, tutti i suoi odoratori. Oh, scusate, signore, è con un marchesino donna Eugenia che volete fare? No, perché a me mi pare che la signorina Gemma lo va bene assai. Ah, dice, fammo piacere, che luogo feo. Gesù, ma essi dice che stava sposando. Essi dice, i miei parenti suoi si oppongono, perché sono nobolo. Oh, Gesù, e voi non siete nobolo.
Sa che mi hai riscordato? A proposito di te, già dice una cosa. Quando ci sta gente annanzi che hai imitato, tu non ti hai ascoltato il titolo, tu dici sempre eccellenza, eccellenza, eccellenza. No, certo. No, basta! Viene prima il titolo e dopo l'eccellenza. Come sarebbe? Scusate, non ho... Mo ti porto un paraustiello, va bene? Sì. Allora, Lucetto, quando ti chiamo la gente, dico, Vincenzo, avendo fatto la tale cosa, ti rispondere sì, cavaliere eccellenza, primo cavaliere, se non sanno fatto il cavallo. È giusto, va bene, non dubitate, cavaliere eccellenza. Poi siamo d'accordo, io. Cavaliere eccellenza, vi dovrei dire una cosa. Sì, sì. Permettete? Come no? Ma poi vieni a casa. Ma poi è fatta annanza e saluta il signore. Servo vostro, eccellenza. Buongiorno, chi è questo voglio? Cavaliere eccellenza, mio figlio. Voi? Non ha già dove, trovo la riata di vicino a me. E se il cavaliere vostra eccellenza vuole, sta con me. Mi servo purissa, me la dà una cusarella e ho mangiato. Ah, non ci capisco. Tu sei figlia essa? Vicenzo, ma fate a me. E si capisce, se tu sei figlia essa, sa da essere a porta, ma dai. Allora voglio rispondere subito, sì, dai. Aspetta, eccellenza. Fammi fare una passata di dare e chiappata, ti permettono me? Sì. Galeotto, ma non mi dici che tu non ero zurato? Non sono un zurato, eccellenza. Sì, ma come si fosse, però. Ah, poi, ma hai capito, fallo stare con te. Assumiamolo nella servitudine, vai. Oh, grazie, eccellenza. Ossia... Voi che dispuoi? Cavaliere, eccellenza. Papari, passa a mano al cavaliere, eccellenza. No, perché io ci tengo a queste cose? Vicenzo, vada a me. Voglio, hai capito? Ma che sta vestuta così non può stare, però? Non, signore, cavaliere eccellenza, io l'ho fatto pure un vestito di servitore. O te ne andiamo a padere. E allora va là a vestire. Ma poi metto però la sala vicino a casciabanco, come se fosse un valletto. Va bene. Come ti chiami? Pappaniere. Pappaniere, sai che sto cagare? No. Questo è il timbro. E che è sto timbro? Un campanello per chiamare i servitori, no? Quando siete nella scabaneria da solo, che in italiano si dice un tocco, quando sento un tocco solo, a così, non te ne incarica, perché chiamano la cameriera di mia figlia, a te non ti riguarda. Quando possiedo due tocchi, un e due. Comandante, eccellenza! Ma chi non è stato mai tanto puntuale con mamma? Chi l'ha chiamato? Ah, due tocchi, eccellenza! A te uno te l'ha da venire e buono. A te la merita, vai. Vai in cucina, vai. Ha fatto la festa! Ha fatto la festa, che buono. Ma parlo un camposanto, papà! Ma lo faccio per io? Ma io camposanto, sta sto capeggio sturo! Io voglio licenziare chilo là! Ma perdonatelo, cavaliere eccellenza, non morite, chilo, è mia zisceglia! No, l'hai fatto sconto, perché chilo è tutto scemo! Lei, a proposito, quando siete due tocchi, o chiama a parte tocchi l'animale anfibio che mo si aiuta. Quando possiede modi a statire, due, tre tocchi, un, due e tre, chiamano a te. È tutto, presidente, ti metto a disposizione. È chiaro? Ma non dubitate, cavaliere eccellenza, voglio una tenere talento, è intelligente. Bravo, bravo, bravo. Non vi preoccupate. Ma fuori un genere, saluto e ringrazio il signore. C'è bisogno, c'è bisogno. Permettete, signor? Bello, voglio uno, fa pure l'inghino. Bravo, bravo, fa piacere, sia educato, vai, vai. Bello vincerino. Vincenzo, e vada a me! Voglio uno, ma pigliate per assurdo a me! È permesso? Oh, il signor Bebè! Favorisco! Se disturbo, torno un'altra volta. Per amor del cielo, quale disturbo? Sembra onore e piacere! Grazie, è troppo gentile! Accomodisci, per favore! Oh, grazie, grazie! Ne ho proprio bisogno! Ah, sì? Sono stanchissimo! Ho trascorso tutta la notte al circolo! Beh, che ci volete fare? Se la vi! Come? Se la vi! Che la già dice non sia vero? A chi? Voi avete detto sia vero, che la già, a chi ha già vero? Ma no, se la vi è la vita in francese! Ah, francese! Non parlavo mai con napoletano! E voi come state? State bene? Non c'è male, a voi non c'è domanda, sembra allegro, sembra arzillo! Beh, veramente non sono mai di cattivo umore! Sembra così, ve l'auguro, per 100 anni, per il ritto, per il ritto! Quanti fiori! Hai visto? Sicuramente saranno tutti per vostra figlia, sì, vero? Perché oggi ricorre l'anno avversario della sua nata! L'anno avversario? Compie 18 anni! Che bella età, Bella età! Pure voi avete mandato i sur, l'hai vista, ha ricevuto un uomo come un muglietto! Il signor Bebè! Perfettamente! E la signorina Gemma non c'è? No, è uscita per la sua cravaccata mattutina insieme alla cameriera, ma poco potricata. Bene, se permettete la aspetterò qui. Come no? Voglio personalmente farle i miei auguri. Grazie. E poi offrirle questo piccolo omaggio, poca cosa, un anellino. Chi sta in allora, l'amore? Ma quella lettera è tutta brillando vera. Sì, sì, è una B, B come Bebè.
è il mio pseudonimo. Ah, Beppe sarebbe il vostro pseudonimo. Signor Beppe, una volta che ci troviamo parlando, ma perché non volete far sapere il vostro vero nome e cognome? Mi chiamo Beppe, il signor Beppe, basta così. Ah, solo Beppe? Insomma, siete scognomato. Ah, buona. Va bene. Signor Beppe, possiamo avere il grande onore che voi quest'oggi rimanete a pranzo con noi? Grande onore sarebbe per me, ma ho altri impegni. Mi dispiace. Però questa sera verrò a prendere il caffè da voi. Il caffè? Io faccio trovare una bottiglia e champagne. Ma mi daranno poco per messo perché ha già azzeccato giù tutta la materata, sono tutto inguacchiato, ma la lascia qua un po'. Signor Beppe, premettete. Attendete. Ma che presso qua. Allora, mi dovete dire? No, niente. E voi avete detto attendete. Ma no, dico attendete come per dire prego, fate pure il vostro comodo, no? Ma io mi credo che attendete non dobbiamo parlo. E va bene, pure voi attendete, fate tutto quello che volete, siete padrone di casa. Grazie, mia. Caro signor Bebè. E spiziosa fanno me la bui, pare come sono da morire. Bebè. Ma voi dite che è il vostro pisolonimo e chi vuole tocca questo pisolonimo? Ma che tipo curioso! Ah, eccola qui! Curiosa, stai urnato ma subisse dei bouquet. Sì. Fiori da tutte le parti. Fai, guarda qua, i mo che ne faccio di tutti sti fiori. L'anno che venne ce la vita avvisa quattro giorni prima a tutto quanto, che voi fiori non ne volete, sentite a me. Oh, varebbe a te. Prima chi è mai? Sì, leggite il bigliettino, signorina. Alfredo del Cane. E chi è? O baroncini che l'ha di pausa. Sti barboncini, sai proprio non sei pene, no? E da madre, sti barboncini. E chi sti qua? Aurelio Frichè. E chi è sto Frichè? Chi lo so? Non sa c'è Frichè. Chi lo là, signorina? A chi sta? Ah, il signor Beppe. Ah. Mi avete chiamato? Voi stavo qua? Sì, stavo qua, tesoretto mio. Vi aspettavo per farvi tutti gli auguri di felicità che il vostro bel cuore desidera. Grazie. Sì, anch'io questa mattina ho voluto mandarvi dei fiori, sì. Ma poi vi prego di accettare questo piccolo dono che voi terrete come semplice ricordo del signor Bebè. Bravo. Carino. Carino. È una B tutta brillanti. Ah già, una B. Una B. Tieni, Bettina, mettilo. Grazie. B come Bettina. Ma che B come Bettina? B come Bebè. Oh, signorina, se voi foste meno crudele con me, quante cose io farei per voi, perché credetemi, nella mia vita non ho amato altra donna come amo voi, o Gemma. Ma scusatemi, signore, io credo di avervi parlato chiaro abbastanza. Ma siete proprio voi che vi piace perdere tempo. Quando veniste la prima volta e mi diceste tante belle parole, mi faceste tante belle promesse, senza mai parlare della cosa più importante, io subito capì. E che vi rispunnetto? Che vi rispunnetto? Signor Bebè, voi avete sbagliato. Io non voglio diventare quella che mi volete far diventare voi. Se proprio avete una grande affezione per me, sposatemi. Ma la parola sposatemi, che vi ho ripetuto più di 100 volte, voi non parlate più. Vi raffreddate. Ma perché, vorrei sapere? Perché? 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 Vi dirò, io appartengo ad una nobile famiglia ed i miei parenti... Ho capito, i vostri parenti, la vostra nobile famiglia, non vedrebbero bene questo matrimonio, perché poi io che sono? Una ballerina. No. Ma siccome questa ballerina amerà solamente chi le parlerà di matrimonio, signor Bebè, scusatemi, ma vi devo chiedere di battere la ritirata. Ma come sarebbe? Signor Bebè, venadai! E mi lasciate così barbaramente, senza dirmi altro. E cos'altro da dirvi? Niente. Va bene, ci penserò. E spero di farvi contenta. Sì, perché mi sarà impossibile dimenticarvi. Vi amo troppo, Gemma. E col tempo ve ne convincerete. Ve ne convincerete a sessuare. Magari
niente, signorina. A stasera. Gesù, ma chi sto come parlo? Ma guarda che è curiosa, eh? E anche l'età lo fa ancora un giovinotto. Ma appena sento parlare i matrimoni sono scappati. Via! A proposito, Battista, ma che si mi trasuto, portiere mi ha dato sto biglietto. Ah. Dice che ce l'ha dato Eugenio. È lì Jim. Cara Gemma, oggi presenterò a tuo padre la mia famiglia. E se la sorte ci sarà favorevole, se riuscirà la finzione, saremo felici e per sempre. Ama sempre il tuo Eugenio. Mm. Ma che pari c'era questa? Che sarà sta finzione? Questa non lo saccia, signorina. Quelle che vi posso ricere sulla mente, state attenta. Perché una figliola, quando meno so credere, può essere ingannata. Tu che dici, Batti? Chi l'Eugenio va pazzo con me? Sì, signorina, chi l'assassino e marito, ma pure pazzo faceva. E poi, quando mi sposai? Ma che, Batti? Tu sei maritata? Sì, signore, signorina. Ah, sì? A 8 anni. Ah. Mi sposai con un giovane di notaio. E poi, dopo 2 anni di matrimonio, ci spartettemo. E perché vi spartistemo? Perché? Perché chi lo birbanda si mettette a far amore con una sarta. E perché la femmina stava facendo la casa sotto in coppa? Ah, ma è la purai, ah, sì? Ma la facetta prima non piazzeva lì a tu. E poi me niente. Mi credevo che questo mio signore dopo qualche tempo si fosse ricordato di me. Ma niente, signorina mia, niente. E chi vorrà? Sono 6 anni che sta con quella dama. E io, come se fosse morta addirittura. Povera Bottini, così pazza. No, ma a me non mi dispiace per questa signorina credita. No? Ma per un vaglione quella rimanente. E chi se non mi ha voluto mai dare? Perché, Batti? Tiene pure uno figlio? Sì, signorina. Ah, sì? Ma si mi viene in capo, noi orne chi se? O va a capiscanne addosso sta? E Marais? Marais? Ma sei pazza? Ma ha già scontato tutto quello che mi ha fatto. Ah, ma come me lo faccio spiegare? Tanto l'ordine tu non lo fa passare, capai? Una volta. Adesso l'ordine si cambierà. Ma sentite a me, e non rompermi la testa. Ma che ne sta morendo lì da casa mia? Cosa sono questi strilli? Cos'è questo baccalame qua, eh? Egregio cavaliere? Ma che sì. Io vi avevo pregato di far venire qui mio padre e Nizza. Esattamente. Ebbene, essi sono venuti e sono giù in carrozza. Aspettano me per salire. Possibile? Possibilissimo. Sono state tante le mie preghiere che finalmente li ho persuasi. Quello che vi raccomando, di riceverli per bene. E come no? Si tratta del marchese Ottar. Indice, indice. Della contessa del Pen. Sì, sì. Del principe di Casador. Ma faccia mamma tu! Ma c'è lei, assettate. Ma vogliamo amicizia, ma si chiama tutte le servitore. Ma che si perdonate, ma per parlare con questi grandi lupo l'uomo non bisogna avere il guanto, vero? Eh sì, capisce. Ah. I miei parenti non danno la mano se non c'è il guanto. Ma sta famarone che me lo trovano paro. Dunque io vado. Sì. Mi raccomando, non ti preoccupate, non facciamo scomparire, ma sì. State tranquilli che facciate una bella figura. Ma che sta troppo a buio, mi piace, mi piace. Eccoci qua, scusate, cavaliere eccellenza, ma se questo è un uaglione, perdono. Da Vienzio uaglione, vado subito. Subito, eccellenza. Non potete immaginare chi stava nel cangoppo. Chi è eccellenza, chi? Oh, ma che stanno venendo principe, marchese, contesto, contessino, tutta la famiglia reale di Eugenio. Voi che decide, stanno venendo qua? Qua sopra? Io ve l'avevo detto, caspita, non mi state mai a sentire. Decidemi una cosa, ma quando detto niente? Quando? Niente, signore. Ah, ma è avuto eccellenza. Oh, mamma mia, come si fa? Quando venne il nobile l'hanno scurito in mano a treta. E perché c'è lei? E dici che la gente senza i guanti schifano proprio, che ne sai? Sì. Io mi metto là, guarda. E niente da fare, e riceva tu come se fosse un curatore. Sì, come era stato, bello, la sentirella in proprio di gente. Non capitare, a proposito di stato, mi smurò a Garibaldi senza un cavallo, cavolo. Ehi, che fai, loco mio? Chi stia un salotto? Niente da capo. Quando parlo con mica, non discuto il titolo. Va bene, non dubitate, cavaliere eccellenza. E non te povera, non te povera. Sì, signore. Ah, signore. Allora. E se mi vanno lo starnuto. E non te fai venire lo starnuto. Venite, venite, papà. Capito, venite. Ecco qui il cavaliere. Illustrissimo signor Marchese, l'onore che lei mi accorda mi fa diventare direi quasi scemo. Uffa! Vale a dire che mi sento proprio impotente per non poter degnamente contraccambiare l'onore che voi... Basta! 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 E chi alla picciola bocca? Se io mi trovo...
se io mi trovo... Se io mi trovo... Basta! 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 Ma chi sta parlando? E perché non me ne tocca più di un bastone in te? Perché nessuno gliel'ha tolto di mano. Hai ragione, io non mi essere animale. Via, saizzati! Ah, via, mi teritte, non te muovere! E poi cagliate l'ordine, saizzati, niente la roba! Facciamo! Via! Ma che è che per questo? Leva la chasse, la chasse. Ci sta la foto, Rind, ci sta. Signor Marchese, senza complimenti, datelo pure un binocolo. Quale binocolo? Quello che tenete in frutto. Sono capelli. Ah, soppilo, chi li lo... Sono capelli. Perdonate, non so se... Scusate, devo camminare con il binocolo in capo. Cavaliere, andate a ricevere la contessa del Bè. Spetta a voi. Spetta a me? Signor Marchese, io vado a ricevere la contessa. Permettete. Ma che fa? Che la carriola a mano a pigliare. Bravo, ma vi raccomando, eh? Non vi preoccupate, lasciate fare a me, lasciate fare a me. Prego, contessa, prego, contessa, favorisco, cavallo e pallomone, prego contessina, assiderateva. Contessina, cavalluccio. Principe, favoresco, favoresco. Cavaliere, vi presento la illustrissima signora contessa del Bè, mia zia. Sua figlia Clara, la contessina del Bè. Mio padre, il marchese Ottavio Favetti. Chi stava caga Pandello? E mio zio, il principe di casa. Oh! Chi è un principe di Capadosso? Posso parlare? Parlate, buon uomo, poverino, lo facciamo parlare. Sì, come no? Sono veramente affortunato di aver ricevuto in casa mia una famiglia così nobile, lustra e illustrata. Era meglio che non parlava. Il cavaliere Gaetano Semmolone, padre di Gemma. Ah, molto piacere. Ashanté. Come, scusate? Ashanté. Non credo che ti esce André. Ashanté francese. Ah, perdonate, non lo parlo. No, vicepito dopo cappotto nuovo principe. Voi accomodatevi, siete a casa vostra, siete i padroni di casa mia. Grazie. Anzi, ma faccio una cosa. Piace. Comandate, cavaliere eccellenza. Manda a prendere subito 5 gelati per questi nobiloni. Subito, cavaliere eccellenza. Pulisso fa mezz'ora di sonno, cagotto. Dunque, voi siete il padre di quella ragazza che mio figlio dice di amare tanto. E anche mia figlia gli porta un amore inqualificabile. Sì. Vale a dire che ci tiene proprio della grande passione. L'avete fatto piangere? Non sto ridendo, fratello. Ma quando mai le ballerine hanno avuto passione? Passione e ballerine non si accocchiano. Beh, principe, è vero che le ballerine sono poco stravaganti, ma mia figlia è un'altra cosa. Ah, sì. Sì. Quando la conoscerete, vedrete, che direte, sapete, avete una grande cosa. Ah, è la poesia. Ma dal momento che mi vedo assediato, circuito da una famiglia così illustra e illustrata, devo prendere mia figlia e lasciaramente in mezzo a voi. Amatela e compatitela, a me suo padre, poi credetemi, vostro umilissimo servitore, Gaetano Semmolone. Napoli, lì, 12 maggio 1902. Ha scritto la lettera, ha scritto. Dunque, dicevamo, io veramente ero un po' contrario a questo matrimonio. Ah, sì. Ma poi vedendo che mio figlio piangeva la mattina, piangeva il pomeriggio, piangeva la sera, piangeva la notte. E questo piangeva sempre. Dissi fra me e me. Chi è me e me? No, fra me e me è meglio. Ah, me e me te. Dissi fra me e me,
accontentiamolo, sennò questo ragazzo corre il rischio di pigliare una brutta scippa centrella. Cosa corre? Del resto egli dispone di una rendita di 600.000 lire al mese. E può sposare qualsiasi ragazza di suo gradimento, di suo piacimento. 600.000 lire al mese. E che cosa sono 600.000 lire? Ma chi l'ha vista mai? Come chi l'ha vista mai? In contanti. In contanti, è logico, sì. Sempre travel, check. Assegni, cambiare. Ah, questa mattina è cambiare. Cambiare nel senso che ci devono pagare, vero? Del resto anche mio fratello qua, il principe, che vedete qui seduto, anche lui ha fatto il testamento tutto in favore del ragazzo. Sì, tutti i miei milioni sono suoi. Sì, sì, sì. Ma scusate, principe, non è giusto. E c'è mia figlia, che pure è vostra nipota. Ho già ignorato a voi. Mi fa ridere la contessa, ma vostra figlia è il vostro. Voi avete tanta roba. Sì, effettivamente, lei c'ha molte proprietà, molte cose, sì. Come no, palazzi. Un sacco di proprietà, terreni, cose, cavalli, cose. Del resto, poi c'è dei mobili bellissimi. C'ha un palazzo pieno di mobili, un palazzo di proprietà sua. No. Tutti mobili antichi, di noce, tutti lavorati, intarsiati, veramente dei bei mobili, veramente. Devo dire la verità. Sì, mobili, c'ha un tavolo che è un. No, tavolo è un mio. E poi c'ha dei letti, noi abbiamo dei letti a casa che se li vedete è una cosa, madonna santa, di una bellezza, di una cosa, tutto sì, tutto di ottone, tutti quegli angioletti su, bello, proprio bello, veramente. Scusate, abbiate pazienza, ma voi avete tutti questi mobili, quando io ne Sant'Antonio, pigliate tutto. Sì, una lampada, però. Il giorno di Sant'Antonio, pigliate una parte di questi mobili e le date al ragazzo che si arriva. Ah, è mia figlia poi. Va bene, di questo poi potremo parlare a casa. Qui non mi pare il momento. Beh, è giusto, sono particolari che non è il caso di dire. Dicevamo, quindi c'era un po' di contrasto in famiglia per questo matrimonio. C'era una parte della famiglia che diceva sì, c'era un'altra parte invece che diceva no. Così un bel giorno riunimmo tutta la tribù che gli Apache venette. La famiglia? Il casato! Ma il casato, siamo pochi! Sì. Il nostro casatiello! Ah, ma veniste a Pasqua? No, non era Pasqua, no. Mi ricordo che era una festa, ma non mi ricordo. Mi pare che era la festa di San Gennaro. No, che San Gennaro. Non era San Gennaro. Era la festa di un nostro parente. O il funerale, non sì, mi ricordo. È la stessa cosa. Ci facciamo un sacco di sacco, veramente ridiamo moltissimo. E così ci riunimmo, insomma, sì, c'era una specie di lotta, sì, no, soltanto mia sorella, devo dire la verità, mi dispiace, lo devo dire, era un po' duretta. Va bene, era duretta, ma mo' moscia, Poi lei ebbe una specie di prolasso, sì, ebbe un prolasso, quindi... Ma io se Eva Duretta. Chi Eva? Io. E Adamo dove sei? C'entra Adamo, io. Chi Eva Duretta? Era. Tu c'è Eva. Ci aveva mille canne di ragione. Siente canne che la sera fa la stanza. Che a rubai. E mo se ne va. Diciamo che ci passavano per coppa. Sì, pispato, bastone, sta facendo tre setti. Che inserravano un occhio. Mi inserravano un occhio, non serrasso veramente. Mio fratello, il marchese Ottavio, e l'altro. E l'altro fratello mio, il principe di Cassarola. Casa d'or, contessa, casa d'or. Va bene, principe, ma come state appizzato? Mio sbagliato. Questa contessa sbaglia sempre i cognomi. Sì, questa contessa. C'è un guai a noi. Dicevo, loro erano padroni di fare quello che volevano. Sì, lei parla così perché è stata in Africa. Sì. È stato proprio nell'interno dell'Africa, sì. Dove stanno i Zulu, sapete? Lei è stato proprio là. È stato un po' di tempo, poi facendo un pacco, ma non è andato da tre, per andare. Quando facemmo il viaggio, sì. Facemmo una crociata. Ma quale crociata? La crociera. Oh, fratello, ma crociata, crociera. Sembra una croce. La croceria, che vai? Loro facevano quello che volevano, ma io.
la contessa del Piero. Del Pero, contessa, del Pero. Oh, scusate, principe, ma del Pero, chi lo dice? Chi lo dice? La gente della terra, i lazzaroni, noi altri nobili diciamo del piede. Non c'è, non parla, statta zitta, tu c'è un guai a noi. Ma come pare che avrà ragione la contessa, perdonate che mi intrometto. Ma o Pero, chi è che dice o Pero? I carnacutare. Non c'è, può parlare, chi sta stai un guai a te? Dicevo io la contessa del piede, il semplice pensiero di imbarendarmi con una ballerina. Ma questo solamente mi faceva stare in attitudine di sospensione. Sì, difatti lei è rimasta sospesa così, appesa di ballerina. Poi mi si il sospensorio e lei andò avanti. Ma poi sentendo che la ragazza aveva buoni principi, buona fine, buone feste, buon Natale, tanti auguri, auguri pure a voi. E allora dissi, va bene, sia fatta la volontà vostra. Come in cielo, così in terra. A me ne è fernuta la messa. E così mi decisi e accalai la cappa pure io. E io cosa posso aggiungere dopo questa bella deposizione? Mi devo solamente ringraziare con la faccia sbrusciolata per te. Ecco servito, cavaliere. Grazie, attento, attento. Buoni, buoni, veramente. Gradito un gelato. Ma figuratevi, noi a casa sempre gelati, sempre gelati. Paghillo fritta a casa. Noi mangiamo sempre dopo i pasti. Noi mangiamo sempre il gelato. Ah, bravo. Limone, sorbetto di limone. Ma da perdura che stia a cioccolato, non so. Ci arrangiamo. Grazie, grazie. Mamma mia, da 6 anni che non mangiava gelato. Da 6 anni fa? No, a quando ne avevo 6 anni. Gelappato, te canone non so baiori. Finito? Da sotto. Veramente? Non fate vedere. È giamma. Ma scusate, cavaliere, ma perché tanto disturbo? Ma che disturbo? Onore e piacere. Ma perché tanto disturbo? Per amor di Dio, quando volete, sempre a disposizione. Grazie. Oh, vi volevo chiedere un'altra cortesia. Prego, prego. E questa vostra figlia Gemma, quando ce la fate vedere? Ma i figli scemi non lo tengo. Gemma, mio fratello è nobile, ha la gimoscia. Ah. Io ho la R moscia, lui c'ha la gimoscia. Ah. Abbiamo due cose mosce, tutte e due. La volete vedere? Mia figlia? Gemma, fatela vedere, fatela uscire, fatela pigliare un poco d'aria. Ma che è una scigna, non è chiusa lì? No, sarà chiusa negli appartamenti. Ecco, però, noi lo mandiamo subito a chiamare. Nell'ala del palazzo. Comandate, cavaliere, eccellenza! Andate a chiamare mia figlia Gemma, come dice il marchese. La Gemma, sì, la Gemma. Ah, subito, cavaliere, eccellenza! Ma capriti, eccellangelo! Sì, come la Maronna! E facciamo la processione! Un tipo di virtù e di candore! Sì. E poi una brava ballerina! Sì. Io l'ho vista belare! Belare? Belare? E che ne ha pecore, l'hai vista belare! Ballare, fratello, bravissima! È più bella di quelle che ho vista a Parigi! Ma perché voi siete stati pure a Parigi? Si è andati in come? Siamo stati a Parigi, fratello! A Parigi noi andiamo 4-5 volte alla settimana! A mese! Ho sbagliato! Saliamo e scendiamo da Parigi una continuazione. Ma che stanco a Povomore a Parigi? No, signore, stanco a Povomore a Parigi, no, fratello. La geografia, Napoli è giù, Parigi è su, quindi noi saliamo a Parigi e poi scendiamo. Chi è? Ecco voi la signoraina! Ma eroe chi? Sarà di Bolzano. Gemma, figlia mia adorata, vieni qua. Oh. Rendi omaggio al tuo futuro secondo padre e alla sua nobile famiglia. Obbedisco, onoratissima. Brava, brava, che bella ragazza. Complimenti. Grazie, alla madre, alla madre. Prego, siediti, cara. Bella, bella, veramente. Pasqua, questo è buono, veramente. Ha ragione, Maria. Ma sapete, è veramente una graziosa puzzella. Che puzzella. Pulzella, hai sentito, Gemma, tesoro mio? I
i parenti del tuo caro Eugenio acconsentono al matrimonio. Ma sì, che dici, si contenta? E vi pare, contentissimo. Ah, bravo, bravo. Dopo il matrimonio di mio cugino, sì, dovete pensare di maritare anche a me. Come no, come no. La parla, hai scombinato tutto qua. Che scombina? Sì, è una cosa che dice da bambina, una frase che dice sempre. Qualche, quando qualche cosa non le confà, dice, io scombino tutte cose. Carina. La birichina, la bevellella, la birichina. Troppo, te la paga, ma lasciatene stare, se no fa le pizze. Ma quale pizza, fa le pizze, ma che stai dicendo? Fa le pizze, le pizze. Ma che è venuta a fare le pizze, candotto. No, la mia bella. Non vi preoccupate, contessi, dopo sistemate mia figlia, vi sistemiamo pure a voi. Io quello spero nella mia vita e mi avrei sistemato a tutto qua. Speriamo che sì, sì, speriamo. Marchesi, a proposito, voi l'altro giorno mi diceste che vostra zia, la principessa di Casa Ovolo. Casato! La moglie del principe qua presente stava malata, adesso come sta? Male, molto male. Principe, che c'è? Vostra moglie come sta? Come sta? Male, molto male, sì, sì, deve morire. L'hanno detto i dottori. Ieri sono venuti i dottori da tutto il mondo, è vero, fratello? Sì. Abbiamo avuto un raduno a casa. Degli alpini. Degli alpini, il raduno dei dottori. Sono venuti dalla Germania, dall'Inghilterra, sì, sì, dalla Francia. Da casa va tu. Da casa vado in Argentina, eppure dall'Arabia. Sì, e come stavano arraggiati. Dall'Arabia Saudita, dall'Asia, ma che stai dicendo? È venuto addirittura un luminare dalla Cina. Sì, sì, è venuto un lampione dalla Cina. Un luminare? Un primario, sì, un primario. Hanno guardato la salma. Come salma, se non è morta ancora la salma. È la quasi salma. L'aspirante salma. Sì, perché ormai la principessa è diventata così, proprio una ieteca. Sì, l'hanno guardata e hanno detto non c'è niente da fare, perché ormai non ha più polmoni. No. Non ha fegato. Non ha fegato. Beh, il fegato ce l'ha, è poco, è talmente poco. Che non abbasta manco per lo fritti. No, che non ce la può fare. Invece il cinese ha detto, non credo, non credo. Se la milza si mantiene fresca... Ce ne damano poco altro. Può vivere un'altra settimana, ma deve morire, condannato. Deve morire ridotta proprio male, ma soprattutto il cervello non è svanito, sì, sì, non capisce niente. Non connette. Non capisce niente più. Quello non ha mai capito niente, ma mo è ancora peggio. Poveri, poveri, fa proprio compassione, eh? No, che fa proprio schifo. Non capisco perché dire tante bestialità. Però mi piace lo tipo principe a me. Grazie. Quello della moglie con un parente alla fossa fare canzoni cani che proprio. Ma non me ne fa proprio. Je m'en foute, muore una moglie e ne prendiamo un'altra. Sì, sì, perché lui sta sempre a Parigi in mezzo alle donne, sì, ha, un, ha una norma facoltà di scegliere. Quante donne vuole lui. Dunque, dunque, pare che sia tutto concluso, sì, per il matrimonio, eh? Allora non ci sono più difficoltà. No, no, no. Siete tutti quanti d'accordo, sì, di farli sposare? Come no, Gesù? Chi stiamo vedendo? Voi ne fate accorgere. Ti stiamo momento che vi devo dire una cosa, ma non so come la prendete. Beh, come la prendiamo, sempre la dobbiamo prendere. Ecco qua, siccome c'è stata la festa di mia figlia Gemma. Oh, augurissimi. Grazie. Io stamattina ho ordinato al cuoco un piccolo pranzetto, ma non so se posso osare. Osate. No, ma mi si offende. No, perché? Ma è sicuro che non mi pigliate conto? No. Lo dico o non lo dico? Ditelo, e non cambiate idee, eh. Ecco qua, a tavola siamo soltanto Gemma e io, non c'è nessuno estraneo. Possiamo avere il grande onore che tutto quanto voi, nobile, tutta la famiglia, soprattutto blocco, Locas, rimanete a pranzo con noi! No, per carità! Ma che si è fatto uscire da quella bocca? È offensivo, è offensivo. Per l'amor di Dio, ma noi non siamo abituati a mangiare. A mangiare. Non siamo abituati a avere un invito verbale. Scusate. Il cartoncino, la signoria vostra è invitata. Non lo sapevo, mi dovete perdonare. Se ho commesso un errore, ma ho cercato di riparare. Vabbè, meritino l'offerta. No, ce l'avete detto. Adesso lo mandiamo alla contessa che dà contessa. Che ne pensate di questo invito a pranzo? Oh, Marchese, ma ho fatto quello che volete. Tutto colato. E va bene, siete fortunato. Sì. A voi fa proprio piacere che restiamo a pranzo qui? Mortissimo. Lo fa piacere, Ais? Perché a noi no. E allora per farvi più piacere resteremo qui anche domani. Domani, sì. Domani, dopodomani, ma quando volete voi? No, esco su, non ce ne può dare tanto se ne piglia tanto. Tre giorni non è possibile. Non facciamo proprio niente, no, tre giorni. Ci sediamo e ci alziamo. Dobbiamo fare una settimana. Ma pure un mese.
Due mesi! Sei mesi! Un anno! Due anni! Brava mamma! Ho capito, però! Due anni! Mi fa venire dare un nervoso, che ma io ci cazzo lui. Ma che due anni? Ma chi ne stai venendo così bene? Due anni? Puoi dire a tre anni, quattro anni? Ma due anni, capito? Sembra, figlia mia adorata, ma tu hai capito buono? Questi grandi signori rimangono a casa nostra a mangiare per due anni di seguito, mattina e sera. E la colazione a letto. Ah, una cosa che io ci tengo molto, scusate, alle 5 il tè. Che pastarello. Che bella cosa, che grande onore che mi hai dato, troppa felicità, troppo. Io posso pure morire un momento. No, voi dovete vivere, almeno due anni. Anche di più, voi più vivete. Noi più vivete. Siamo contenti. State con noi, che grande onore, grazie assai, grazie. Grazie. Già vedete, papà. Perché non porto la contessa e la contessina nel salone azzurro? Può darsi che se vanno sciacquano poco. Ma certamente, signore, accomodatevi nel salone azzurro. Sì. Noi per le donne abbiamo il salone azzurro, per gli uomini abbiamo il salone verde. A voi vi piace il verde? Noi siamo sempre al verde. Il nostro colore preferito è il verde. Allora ho indovinato. A casa, merda. Se non volete andare al bagno verde, al salone verde, potete andare pure in giardino. Andate a pascolare. Ci ha pigliato papiro. Noi l'erba non la mangiamo. Non tutto quello che volete a vostra disposizione. Se volete essere servito qualche cosa, qua c'è il timbro. Suonate e sarete serviti. Grazie. Facci capito pure che voi rimanete in capo due anni seguiti. Salvo proroga. Voi a casa non veniate più. E per essere più sicuri sapete cosa faccio? Cosa? Pagando un Ferrari. Faccio fare una catena. E va attaccato tutte e quattro. Che là così va a fernica. Bene, signori miei! Che vedo, pupilla! La madre! Don Luigi, e come state qua? Come? Io sono il padrone di casa, bellezza mia! Che bella cosa! E siete voi che avete fatto la finzione! Che piacere! Allora possiamo stare sempre vicini, bellezza mia! Che modo di fare questo? E voi siete una guagliona come nato cuore? Io sono il padre, sapete? Ah, voi siete il padre? Sono il padre. Benissimo. Io ieri mattina sono stato a casa vostra e non vi ho trovato. Ieri mattina? Ero in banca. Oh. Sì. Per i titoli, le azioni, sai, bisogna sempre controllare, azione buona, azione malamente, insomma. Sì, ma perdonatemi, io ero venuto per dirvi che amo vostra figlia e me la voglio sposare. Vabbè, ma non è il momento che parliamo. Certamente, ma non è un momento, ma va a te, che è meglio, Luigi. Come me ne va, che c'è, ma quando faccio con papà? Sa che può fa, ma che siamo a mettere a tavola, ti presento con una barzelletta e vedi che passa tutto. Bravo, Sì, però fateci mangiare prima. Sì, e va bene, così farò bollezza mia. Puoi agganare un po' di giurino. Amami, sa? Amami, sa? Secondo te chi sei, no, o no? Non si vuole sposare il tuo. Scusate, abbiate pazienza, amami, sa? Io volevo sapere una cosa da voi. Io ho detto che sono il padre, ma voi chi siete? Io sono un giovane ricchissimo. Io posso fare la fortuna di vostra figlia. A volte te basta che tu stai inguagliato. Siete un giovane ricchissimo. Sì, sì. Vabbè, il fatto che siete giovani, il fatto che siete ricchissimo. E allora possiamo fare un matrimonio a breve scadenza. E come no? Anche domani. Voi tenete i soldi? Tanti. Domani va a sposare. Oh, mamma mia, che piacere. Perché quella tiene tutti i titoli, le cose tutte bloccate. Non si può più. Ho capito. Poi domani va a sposare. E come no? Domani va a sposare. Cara Gemma, non puoi immaginare come sono felice. Ora non faccio come faccio mandano da riso. State attenti che a casa in frittanista se ne accorge ci fanno un bello mazziadona. Ma non abbiate paura, queste cose quando ci sono io non accadono mai. Sicuro? Ma certamente. Ah, meno male. Signore, accomodatevi nel salone. Va, cucce, state attenti che a chi se ne accorge. Se ne accorge, ma come se ne accorge? Per me non se ne può proprio accorgere. Perché io a contessa faccio buona sorte. E me ne sono accorta, ecco che lì ciucciarì la contessa del piede, la cazzarola. E voi no? Io? Il fegato, il polmone, la milza. Sapete che cos'è, Marchesi? Che io quando parlo di frattaglie me ne va che cap. Sì, ma state attento, non te li vi raccomando. Non vi preoccupate, Marchesi, a proposito, ma qua quando si mangia? Fra poco, aspettate che adesso... Caso strano, tengo un poco d'appetito. Ci parla la faccia, non per... Aspettate, eh? E tengo la faccia la fame, magari.
Ah, eccoci qua, guardate qua, ma che bella cosa fare il principe, riverito, ossequiato da tutti, complimenti, cerimonie, che bella cosa. Né mai paziente che ci stanno a fare. Il mondo dovrebbe essere popolato da tutti i nobili, signori, ricchi, e paziente, tutti a morte, tutti alla fucilazione, alla fucilazione. Ma che sto dicendo? Mi scordi che sto pazzendo pure io. No, no, ci deve essere la nobiltà e pure la pazzandaria. Ti, guarda qua. Ma pare proprio uno principe. Solo che non posso dirlo, se no se ne carne i mustacci. Ah, a it print misto qualunque cosa suonate il campanello. Ma non nobile a che storia che può desiderare, non sono abituata. Una vermutta! Una vermutta per stuzzicare l'appetito, e che vuoi stuzzicare? Comandate, eccellenza. Portatemi, portatemi all'ospedale. Mamma mia, che sabattino, mia moglie. E mo si parla che se ne accorge. Eccellenza. Sì, che c'è? Pertanto sono venuta perché ho inteso un tocco. Sì. E con un tocco vengo sempre io. E chi lo tocca mi è venuto a me? No, non mi occorre niente, potete andare. Eccellenza, io stongo dalla parte della signorina. Sì. Questa è stata una finzione che avete fatto tutto quanto. Ah. Io saccio tutto cose. Oh, meno male, sapo tutte cose. Allora sapo pure che sono tuo marito. E allora vieni qua, Bettina mia, mogliera mia. Che? Felicille. Felicille. Ah, pezza infame assassina, ma sei proprio tu. Ma lo sapevo o non lo sapevo? A questa si è ridotto, guarda là, va, chi facendo un bravo? Ma io... Corio, da birbanda! Ma arriva ne ammazzato! Shut up! Tanto peso! Va! No, no, per carità! Ma senza co! Sei allontanato dalla moglie! Sì. Senza incaricarsi più se sta femmina era viva, era morta! Sei anno! No, no, non mi fiedo, non ho ragione per chi! No! Sei anno, senza farmi fare una volta! Una volta solo che la povera creatura è papponina. Sì, tu faccio vedere. Addosto. Sì. Addosto, papponina. Sì. Parla, sta zitta. Sì, ti dico tutte cose, ma non a Lucca. Sta zitta, te ne prego. Tu hai ragione. Hai ragione. Allora. Non posso a Lucca. Io non posso fare chiasta perché sennò faccio arria male alla signorina. No, tu fai male a me, a te che signorina. Io non posso parlare. Meglio io non posso dire veramente tu chi sei. Ma però, oh, vedi sto curto. Uè, Bettina, posate il cortelluccio. Rinda panza, don Vizza, si non morisce figlio. Ma sì, so. Parla, non sta papponiera. Sì, ti dico tutte cose, ma leva che una cosa mi fa impressione. Parla, fa presto. Sì, che l'hai te combo parlo, se non guai la signorina. Oh, becchi. Io non so chi siate, che cosa vogliate, che cosa cercate, perciò è meglio che veniate. Io sono il principe di Casador, a Lucmo. Chi sei tu? O principe di Cassarò? Erika Cavella. Ecco, ma non basta a gittare sta papparina. Ah, basta, vaiassa, altrimenti chiamo un servo e ve ne faccio cacciare. E poi ma sta messaggerando. Ma eccellenza. Ma che c'è riunione di famiglia qua? E chi è sto aglione? Batti, non fa capire niente. E che? Chi sta papariella? È nostro figlio. Figlio? Sì. Non lo fa accorgere, te ne prego. Lassama. Ma che può fare? Lassama! Oh, oddio mio. Papariella. Marona, papariella. Papariella, come ti sei fatta bella, papariella. Ramanuosa. E vichicito. Sono mamma, la vera mamma tua, papponiera. Ma che state? Che è successo? Vicenza, mi chiste mio figlio. Come figlio? Papponiera. Erano 6 anni. 6 anni che io non volevo. Bella, ma parla mamma Alice. Ma come ti trovo in questa casa? Vicenza, papà, da me. Ma che dici? Vieni, core mamma tua. Vieni, mi conto tutto cosa. Figlio mio, 6 anni senza te. Ma mo stai con me, sempre con mamma tua, figlio, figlio mio, un bello, figlio mio, figlio mio! Ma... Oh, principe! Che è? Principe, scusate! Che è? Perdonate! Ma che è? Chi lo voglio? Ma è figlio! Io sono tuo papà! E chi sono? Principe! Andiamo!
Senti che gli uscite, dice la verità. Dice, hai già fatto una bella figura, no? Come no, cavaliere eccellenza, ma pure io ho già fatto fare una bella figura. È la verità. Ho già apparecchiato quella tavola con quelle posate argento, che era un capolavoro. Di come spicchicchiavo. Ma nella vita c'è sempre da imparare. Sì. Io mi credevo che i nobili tenevano lo stomaco delicato. Ma quando mai? Ti la tengono una lupa. Sto marchese mi avete camagliato come si pare emozionale e nudo per l'anima. Ma non mi importa, per la felicità di mia figlia qualunque cosa. Sì. E poi ci fatto mangiare pure con un mascolo, con Luigi. Mi è venuto a trovare quando stavamo mangiando. A città 7, ti mangi con lui. Lei chi ne sa, mi si avvicina a condostire a Giulio Antonio. Ma se si raccorgeva la contessa, nasceva uno scandalo. Se sbrugliava un matrimonio mia figlia. Guarda mai uscire, meno male che non se ne è accorto di nessuno. Meno male, siete rimasti niente da così? No, niente, hanno pulizzato tutto. Tutto cosa? O caffè, no? Solamente il caffè. Solo il caffè bisogna dare. Allora facciamo una cosa, un caffè ce lo facciamo pigliare nel chioschetto illuminato. Benissimo. Tu vai a pigliare. Io vado a pigliare con dire tazze. E vado a pigliare. E subito vengono nel chioschetto illuminato. Sì, è vivo! E fo' Brindisi! E di tutto cuore all'illustrissimo signor Amore! Fermatevi, signora! Ascoltate prima quello che ho da dirvi. Io sono sempre vostro marito. Marito? Marito, sì, e vi devo parlare. È giusto mo' vuoi parlare? Parlammi rimane quando hai pariato lo champagne. Ma con champagne? Io non ho bevuto. Non ho bevuto e né mangiato. Ah, sì, sì. E ci pare proprio. Mentre tutti quanti mangiavano, bevevano, si divertivano, io piangevo. Sì, piangevo. Ma già fatto una zuppa e lacrime, bro. Perché quello che vi avevano detto che usciuvavo tutto con Luisella la sarta non era vero niente. Erano tutti sisa. Erano tutti sisa. Erano tutti sisa. Erano tutti inciuci. Come? Erano inciuci? Inciuci, sì, che volevano mettere per farci appiccicare a tutte e due. Io ero stato qualche volta da Luisella, questo non lo nego. Ma sarebbe tutto finito se voi non mi aveste fatto quella chiassata e chi lumazziatona annanzi a tutto quanto. Ah, fu tale la vergogna che decisi di non rivedervi mai più. Ah, poi a distanza di 6 mesi mi mandaste a chiedere nostro figlio. Già nostro figlio. Vostro figlio. Chi l'ha detto vicino per padre a me saggi sti fatti. E io ve lo negai. Ve lo negai perché pensai che solo così Bettina potrebbe tornare da me per fare la pace. Ma questo Bettina non lo fece. E io in mano aspettai il ritorno di Bettina. Com'è drammatica sta parte. E così ingurivata me ne tornai da Luisella e vabbè il resto lo sapete. Bella discolpa. È che la povera creatura senza camisa. Ma come? Come? Nu padre che fa sto figlio senza camicia. E che ne direste se neanche il padre tiene la camicia? Mm. La nostra è una famiglia scambesata. Bella cosa. A proposito, ora ditemi, come mai che Vincenzo il servo di questa casa è il padre di mio figlio, eh? Dite, perché? Perché? Mm. Perché che la povera creatura si muoveva di fame. Beh. E un compare Michele mi ha servito in questa casa. O padrone, trattandosi in un picciolino, non se la varia certo pigliare. Ma Vicenza ne avette compassione. Io posso andare cadendo con mia figlia sua, ricendo in faccia a papparelle, chiunque ti manna, tu dice che hai te soppato. Ecco qua, principe. Possibile. Possibile. Allora se mi hai detto la verità, perdonami, Bettina mia. Perdonami. Che re? Chi è? Sono Vincenzo, eccellenza. Ah, Vincenzo, sì, proprio di voi cercavo. Ma te, non è che sono scarrafone. Credevo che stavate al piano di sotto. Eccomi qua, eccellenza. Vincenzo, noi vi dobbiamo parlare. Vici e pazienza. Siccome l'illustrissimo signor principe è qui presente. Ah, sì. Se crede che Pappaniello è veramente figlio a te. Fammo piacere, vicieri, la tua verità. Perché che l'uaglione ti chiama padre? È una curiosità, se è possibile. Sì, ecco qua, illustrissimo, sì. Io dico tutte cose, però mi raccomando, non dicete niente a Don Gaetano, per amore di Dio. Ecco qua. Che la povera creatura di Pappaniello stava in mezzo a una figlia, abbandonata da tutto quanto. Ed io per farlo rimanere in questa casa a servì, l'ho già presentata a Don Gaetano come a figlio mio.
E vi assicuro, illustrissimo, che voglio bene veramente con mano figlia, perché so merito, perché è una povera creatura. E se io potessi sapere chi è o padre? Io dice a Riene, ne piazzi in fama assassino Galeotto. Al padre? Al padre. Ah, al padre. Un qua cuore hai potuto abbandonare una povera creatura. Tu sei un porco, sei una carogna. Sempre al padre. Sempre al padre. E se mi rispondesse, principe? No, quello non mi risponde, non mi preoccupate. Ma dico, caso mai mi avesse risponduto, ripassare in un gol a chiudere. Dico, piezza infame assassino Galeotto, pum, la faccia soia. Se vai, sempre al padre. Permettete, illustrissimo. Prego, prego. O pata! O pata che lo vaglione non fa! Ma non battirei pure a buscare questo. Sei contento, ma sì. Ma allora mi hai detto la verità, perdonami, Bettina mia. Da oggi in poi faccio raggio tutte quelle che vuoi tu. Hai solo chiacchiere, felici chiacchiere. No, vuole raggio bene solo a te. Ah sì? Proprio. Però da oggi in poi starà a aprire. Grazie. E dimmi, Peppaniella, dove stiamo? Sta rurmendo. E andiamo, ma voglio abbracciare il vasato. Aspetta, no, vai, vieni a casa. Chi lo sta rurmendo? E poi se ne deve raccostare vicino lì e tu questo mustaccio. Se scendo fai mettere paura. No, io mo vasi chiano chiano, mo faccio scendere. Non la giaverei a chi lo creatore. Perché ne ha passato tanto insieme a noi. E non so bene di tutto quello che ha passato. Ma sai che si provi brutto quanti chiami? Sono quanti chiami però, eh? Yam, yam. Ma voi, yam, però, uè. Sì. Non ti preoccupare, uè. E avevamo fatto pace. Sì, signora. E mi volerai sempre bene. Te volerai sempre bene. Uh-huh. Ah, ma che mi hai fatto passare, felice. Ma te l'ho detto, non è stata colpa mia. È la gente che ha messo le zizza... Allora. Le zanzare? Muschilla? Come si dice sta parola? E poi te caro Stefano Briano. Felici? Le zizzanie. Le zizz... Stanno troppo zuri in questa parola. E non mesci, non puoi, non è colpa. Ma non è possibile quello che dici, ma come vuoi far credere? Ma per amor di Dio, ma è mai possibile che un principe si innamorava in Bettina? Ma sentite, cavaliere eccellenza, voi ci dovete credere. Perché? Non ci ho visti con questi occhi, quello stavano qua, il principe e Bettina, proprio come si chiamava voi. Io l'ho sorpreso, come un principe stava denunciato in dentro. Sì, e dice vicino a Bettina, Bettina mia, Bettina mia. Mamma mia, ma chi lo principe è insurato? Lo so che è insurato, un bello che pure Bettina è maritato. Bettina è maritata. Sì, signore eccellente, ma perché voi non sapete niente? No. Come no? Bettina è maritata e te ne pure un figlio. Bettina te ne un figlio? Chi signore? Sapete chi è? Ah. È che lo vogliono che faccia presentare io, Peppaniello. Ma Peppaniello non è figlio a te? Sì, è figlio a me, ma o padre o marito è Bettina. No. No, rate bene da capo. Ma insomma, io non ci capite niente, ma tu a Bettina che lo sei? Io niente, eccellente, oddio. Ma non lo sono niente, ma può passare, ci ha fatto amore. Ma io vado per un rego con me, chi è? Fatto amore con tutto quanto. Va, va, tu caffè, dove io siete illuminati, che vado bene, come su, e n'ha già cacciato. Andiamo, su, eccolo qua, Ah, dove stavate? Noi volevamo brindare alla vostra salute e non vi abbiamo più trovato. All'intrasatta siete sparuti. È sparito. No, sono andato a fare un giretto in giardino perché là c'è un chioschetto che la sera si appiccia, si illumina. Ah, e allora io ho pensato, il caffè, perché non andiamo a prendere nel chioschetto illuminato? Se i signori permettono, io vado con la contessina a vedere il chioschetto illuminato. No, tu non vai a casa, hai capito? Quando ci siamo noi vai pure tu, do chioschetto illuminato. Scusate, contessina. Scusate, cavaliere. Volevo chiedere un'informazione. Mio fratello è il principe. Ove? Se ne ha mangiato mezz'ora un zio. Di chi? Nova. Ove? Dove sta? Dove è andato? Non lo so, l'ho lasciato via se abbiato. Stava a tavola con noi improvvisamente. È scomparuto pure lui. È scomparuto. E chi l'ha aiutato un pochino? Ma va a capire chi va. Ma permettete, prima di andare a prendere il caffè di chioschetto illuminato, vado in camera da letto a rifornirmi di un muccatura. Prego, Cioè, ma come sono contento? Pure io, però hai visto, ma basta credere tutto cosa. Pupella mia, cuore di questo petto! Muo bene! Ma sì, assai, assai! E tu, Pasqualino? Tu non mi dici niente, anima dell'anima! E mamma te da padre!
Puoi mettere che sta parlando? Chiaro, chiaro, principe. Silenzio, ecco che tutto a posto, tutti in ordine, non vi preoccupate. Ha trovato un principe che diceva vicino a Pappanillo, figlio mio, figlio mio. Ma chi cancano è figlio sto guaglione, non si può sapere. E allora il buccatore l'ho trovato, la schetta è illuminata, se vogliamo possiamo andiamo. Cavaliere Eccellenza, dico, vi è fuori la principessa di Casador. La principessa di Casador, signore. Mia zia. Così, hai mangiato, e mo ci aspetto il digestivo. Ma che sì, vostra zia. Ma credo ci sia un equivoco, ma gli ha detto proprio così. La principessa di Casador. Sì, signore Eccellenza, la principessa di Casador. E si verissimo come sta malato, non ce la fa manco a parlare. La principessa, ma è impossibile. Ha ragione, Marchesino, che è impossibile. Voi ha detto che io non da ricevere il fegato per buono va a camminare. Non ha detto niente. Ma me lo vado a ricevere io, state tranquillo. Sarà certamente un equinozio. Sì. Marchesino, lavamoci sti panna alla gola perché capiamo un pariatore numero uno. Ma no, non ti mette, deve esserci uno sbaglio. Io ti ci arrivo. Chi è? Fui di venne per un giardino. Guarda da chi, guarda, ma voi avete visto la faccia di io parlo su culero, guarda che fui di venne per un giardino, questo te che stiamo a mangiare, ci pigliano per mare uno e ci arrestano pure. Un cane non ti sei, non ci voleva venire. Ma felice, dove è andata quel disgraziato? Ma dico io, come l'hai venuta in capo a sta principessa e a sci a che sto? Ma non lo so come è uscito. Piano. Per una tossa musicale. Assediatela. Si è assettata la creatura. Luisella! Che è Luisella? La moglie di Don Felice, respiro. Principessa, ma come vi è venuto in testa di uscire a quest'ora? L'aria della notte è umida. Voi state combinando di che sta manella, loco, di che sta addosso, state qua, povera femmina. Ma che? Vostra cognata? Sì, sì, l'ho visto. Con te, la parente? Sì. Ma che sì, vostra zia? Sì. Ma chi sta che parente fa? Ma sono... Cara cognata! Chi sopprimenti e mazze? Cara zia! Ma perché avete fatto questo? Cara cognata! Ma come, con la malattia che avete uscire di casa? Ma questo significa abbreviarsi la vita? Forse sculò! Lo so, cara cognata, io non mi dovevo muovere da casa, ma che volete? Mi sono vista sola e abbandonata da tutti. Ho pensato, già che devo morire assolutamente, voglio morire in mezzo ai miei cari parenti, fra le braccia del mio amato consorte. È venuta a morire da casa mia. Lo so che voi aspettate con ansia la mia morte. No. Ma sapete come si dice? Morte desiderata non viene mai. Che sia vero io. Se avevate un po' di compassione per me, dovevate dire povera principessa, noi ci andiamo a divertire, a bere, a mangiare. Beh, il cavaliere spontaneamente ci ha invitato, non è colpa nostra. E quella povera principessa sta digiuna. Che sta digiuna? È perché il medico vi ha proibito di mangiare. Non deve mangiare. Sì, lo so, ma io adesso mi sento meglio. Dove sta il principe? L'abbiamo lasciato in giardino. E allora andiamo in giardino a parlare con il principe. Ma principessa, l'aria del giardino è pesante la sera, ma mi sta fa male. No, mi fa bene l'aria del giardino. Voi che ne dite, ma che la messa fa male l'aria del giardino della principessa? E dopo che mora, voi che non porto. Non fa che hai tanto sangue tutto quanto, bravo. Piano, fate piano. Come sono debole, ho le gambe che mi fanno Giacomo. A me Michele. Questa è l'ora. Adiello, poparone. Questa è l'ora che tutte le sere mi viene l'affanno. La tosse. I dolori, le convulsioni. Ma che chiami due giardini a terra sotto l'albero di limone. E sapete quando mi calmo? Quando? Quando vedo il principe. Voi fatemi vedere il principe. Ed io mi calmo. Andiamo a vedere il principe. Perché che sto messo a morire in braccio? Io voglio vedere il principe.
che intende fare, io non lo so. No. Iammo, Iammo, viene Luigi! Vengo, vengo, bollizza mia! Mannaggia essa che c'è venuto! Stiamo tanto bene! Pasqua! Potremmo fare un po' che sentimenti nobili! Cammino, balle e baccalà! Ehi, ma che dici? Ma che succede qua? Che succede qua? Non hai idea che succede, mo? È previsto? Ma non c'è nessuno. Eppure il servo mi ha detto che erano tutti qui fuori. Sicuramente saranno ancora tutti a gozzovigliare. Ah, c'è illuminazione questa sera. Bellissima! Eugenio, mio figlio! Ma quella donna farà scoprire tutto! Papà! Qui ci vuole coraggio. Sì, vostro padre, che vi chiede voi cosa fate in questa casa. Eugenio, una delle due. O voi ascoltate gli avvertimenti di vostro padre, oppure lasciate Napoli senza farvi più ritorno. Ma quale vita faccio? Ma una buona ed onesta ragazza. Oh. Ho promesso di sposarla e la sposerò. Parlate della ballerina? Sicuro. Sposarla? Sì, sposarla, padre mio, perché è un angelo. E la mia media non cerco di meglio. Ed io vostro padre mi oppongo! No, casetta trovo principe, se no principe sono passa la tosse. Oh, signor Pepe! Scusate, i camerieri non mi avevano avvertito della vostra presenza. Perdonate. Marchesì, mi presenti il signor Pepe. Il signor Pepe? Così si fa chiamare. Dici che è il suo pisolonimo. Signor Pepe, sì. Il presidente di Marchesino fa vecchio, il fidanzato di mia figlia. Tanto piacere. Viene spesso qui il signore. Ma che spesso? Qualche volta? Oh, spesso, spesso. Ma che spesso, spesso? Oh, spesso, spesso. Sì, spesso, spesso. Signor Pepe, non è da vicino Bucci, qui state sempre una zepina. Ma adesso vi dovete dare un momento di permesso. Permettete? Attendete. Prima teneva tempo, ma va che presto. Bravo. Lei dunque è il signor Bebè. Lei dunque viene spesso in questa casa. Eugenio, io sono vostro padre e non devo render conto a voi delle mie azioni. È giusto, è giusto. Permetterete però, caro padre, che io vada a raccontare tutto a mia zia, la principessa. Fermatevi, voi non farete ciò. Ebbene, volete sposare Gemma? Sposatela. Ma col vostro consenso. Col mio consenso mai! Benissimo, benissimo. E allora io dirò alla zia che il signor Bebè... Fermatevi, assassino, ma almeno parliamone, discutiamone, no? Vabbè. Sì. No, facetemi piacere, venite a presa, mi state... Lasciate star loco, per seguitare. Sì, ho capito, ma voi parlate, parlate, non mi fate capire niente. Principe, perdonate, ma dentro a quella camera non potevo parlare. Perché? E ci stava Bettina. No, Bettina, cameriera, ma lo sapete come piace assai quella ragazza? Lo sapete che mi sono d'accordo? Con un vecchio. Ma qua c'è una sorpresa per voi. Oh, io adoro le sorprese. E mai devo andare a Duraca. Dite qua là, c'è sta la principessa vostra moglie che mi va trovando. Oh, e come faccio? E che lo saccio? No, dico, come fa? Ma ci dovete una bronzata di scarpe. Mi dispiace, non la posso vedere. No, la dovete vedere, principe. Non la posso vedere. No, aspettate, caca, papà, che a me va a portare. Ma è necessario, subito, vengo intorno subito. Signor Pepe, sì? Perdonate se non mi date la conferenza, ma quest'oggi sono combrammacato i nobili in questa casa. Lo vedete a quello là? Sì. Quello è il principe di Casador. Il principe di Casador? Sì, proprio lui, in persona, in carne e ossa. E che straniero, mi davano quello che tengo in due giardini. Tengo a cuppature tutte nobili nobili, vengo. Se stai il marchese Ottavio Favetta. Io? La contessa del piede, la contessina della pantofola. Poi se lo marchesino coprite si sposa mia figlia, un giorno quando io non ci sarà più, sarà lui il mio prostituto. Eugenio, ma che diavolo di pasticcio è mai questo? Il principe, la principessa, la contessa. Venite con me e vi spiegherò tutto. Ci sarà da ridere a tre papelli. Ma... Caro zio. Oh, caro nipote. Caro zio. A grida fa l'imbecille. Il principe di Casador. Molto piacere. Il principe di Casador. Ma che lei, i nobili sono tutti scemi, cara.
mi sto pensando che amore una principessa, ma non mi piccanna. Principe, vedete chi mi porta. Che bello piacere. Dove sta il principe? Vengo via, principessa, c'ho da fare. E che... Rosella. Marito mio, caro, 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 ho da dirti tante cose, sì. quante cose. Abbracciami, oh. Dimmi pure tu qualche cosa. Che devo dire? Voi non dovevate morire, no? Fratello, avete visto che bella sorpresa, che ne dite? Che posso dire? M'ha fatto tanto, tanto piacere. Siamo rimasti tutti meravigliati. È vero, oh, ma che cos'è questa meraviglia? In fondo io non ero morta ancora. E tu, caro principe, avevi già dimenticato la tua principessa. E come dimenticare la cara principessa? Proprio poc'anzi parlavamo di lei, vero? Sì, abbiamo parlato sempre di lei. Abbiamo detto chissà se è morta, se è viva. Invece è viva, come vede, un errore dei medici. Errore roba da terna proprio. Ma io penso che forse voi volete parlare un po' di affari di famiglia. No. Mi si appuiava di sossupirti. No, vi faccio compagnia. Grazie. Voglio restare un poco sola con il mio principe. Solo, andiamo. Dove andate? Voi potete restare, voi dovete restare. Sono parenti. O principe ci ha tenuto a precisare, voi potete restare perché siete parenti. Io? Non sono parente ancora, ma un domani, quando sarò parente anch'io, allora? A busco pure tu. Facci vedere come mette che non mi muovo più, adesso parlate liberamente. Come mandami da quella che lo fanno scandalo a Cangoppo, perché... E voi come credete? Che a casa vi avevo lasciato una cacciottella, sì? Qui qua non hai va a venire, è stata avvisata. Aveva passato pare con le riu. E già, ma io non mi piglio con voi. Ma piglio con chi è delinquente, perché se mi aveva portato pure a me. Fermi un villeggiatore. Noi qua stiamo lavorando, capisci? Ci stiamo a buscare una tomba. Io tengo su braccio che non muovere più lo muovere, capito? Tu canciai la venire. E invece ci sono venuto. Ho visto i vestiti, me l'ha già fatto questa una signora e mi sono presentata. Hai fatto una bella cosa. Che sono pensato di Fomanella. Non mi chiama Fomanella, sa? Perché come sto come non sa c'è che va a fare niente. Sta zitta, cacca, non stai a casa tua, stai in casa di signorina. Sia sta zitta. Chi sa sta zitta? Chi sa sta zitta? Andiamo a pazzo. Sì, ragazzi, conosciuta a che sta già passato un uovo nei guai. Tu hai passato un uovo nei guai? Tu sei stato sempre un risparatore. Parla tu, Pasqua. No, che ha conosciuto a te, ti ho pazzesco. Bravo. Su, con la faccia tua. La faccia è mamma. Ma chi mi ha pigliato tutto cosa? Quello che pigna, sono arrivato pure il Cangoppo. E pigna. E non ce la faccio più con te. Prestiamo 47 lire, quando c'è botta in faccia. Che da? Pasqua, 47 lire, fammelo a sta soddisfazione. Ah, meno male. Faccia a breve. Trova la sacca. Hai trovato? Non hai trovato, va bene, rimane, dove rimane? Ma non pazzia sempre! Che me dà 47 lire per una sandicchio? Che me dà? E da un chi? Una fettina! La moglie! Ma no, che voi state qua! Sì, signore! E allora le cose cambiano. Allora ci pensate voi a fare 47 lire. Tanto per voi non sono che niente. E se capisce che per me non sono niente 47 lire. Perché io me la busco che fatica. E sa che trigo ne lui sei. Ma a te ne accangoppo che buone. Perché si notano mai malamente. 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 Se vuoi fare una cosa buona, va vieni, va fuori e sta signora. Ma che tu faccia a me, lui non patisce, va a te. Ma no, che non patisce, capito? O patisce. Ma patisce. Perché che le ha con te? Ma va a te, mi raccomando. Ma non, basta. Ma che combinato? Te ne ho fatto tutte posate, capito? Per ricordo, capito? Ma ci siamo a farmi pure in galera, ma ci mangiava. Ma una moglie era buona, se l'ha da pigliare tuo marito, che va facendo certe brulle, a così ingannare pure a me, pure. Non, signore, lui sei. La già piglia sempre con te, che la mattista con la mensura. Avrà ragione, da figliola buona, che se non fa, non ce facevi più a questa Stato zitto tu, cucciare, ma che se no ti piglia schiappo prima a te, e qua tutto quanto la piglia schiappo. Ehi, ti piglia schiappo. Tu lo dici perché stai cantando? No, io non dico pure a voce. Tu sei stato sempre una santa. Ma santa, io ti ho detto, ma
47 lire, perché sennò a roto vega vega una preta in bocca ti faccio perdere lo sapore rosso. Oh Prince, oh Marchese, a contessa, a contessina, sti quattro morte fam che ha puzzato essere accisa tutto quanto, sciu, per la faccia vostra, ah, ma so sfugato. La verità, ha fatto un bello discorso, mi è piaciuto. Gemma, ma Marchesina, dove sto? Eugenio! Eccomi qua, Don Gaetano. Perdonatemi, ho fatto fare questa finzione perché amavo troppo Gemma. Ed ora sono pronto a sposarla col consenso di mio padre qui presente. Chi? Voi suo padre? Sì, e lui il Marchese Favetta. Lui è il Marchese Favetta? E perché mi facevo chiamare il signor Bebè? Per poter venire in questa casa da incognito, parlare con Gemma. Conoscere il suo carattere e vedere se era degna di mio figlio. Veramente? Parola d'onore. E beh, la volta che voi date la parola d'onore, pure io, il consento a questo matrimonio e che il cielo vi benedica. Auguri a signorina! Papà, e benedite pure a noi. Io amo la contessina. La contessina ma me ci vogliamo sposare. Un momento, qua contessina. Se posso sapere che sti chi è? È mia figlia. E io sono la mamma. E dimmi una cosa tu, questo bello papà e le figlie mentre si è innamorato tutto insieme. Tutto insieme? Mi faccio innamorare quei sei mesi. Uè, oh, palleggiami. Sì signore, papà, da tanto tempo. E beh, come già dicevo, la felicità che si sposa la femmina, li sposa pure tu, e che il cielo mi benedica. Ah, che bella cosa. Palleggiami. Guardatemi la curiosità, oh principe, che fine ha fatto? Non stava qua, principe! Guardo qua, ancora principe mi chiamava. Ma prima di dicere una cosa, perché prima mi ha cucciato lì dalla camera di Bettina e dicevo per vicino a Papaniello, figlio mio? Perché? Perché a Bettina la sua marita e a Papaniello la sua pata. Sì, signore, eccellenza. Siamo stati spartuti 6 anni. E mo perché sta combinazione ci siamo incontrati? E Papaniello per figlio? Sì, signore, eccellenza. Ed io per farlo rimanere in questa casa a Sabì, me l'ho presentato come a figlio mio. Bello, bello. Ma venite quando Ambrogli vanno a ciallare per il mamma vostra. Uè, vogliono come ha saputo fare la parte naturale, hai visto? Vogliono come faceva la parte naturale. Appena uno parlava, visto subito, Vincenzo, ma fota me! Arrestiamo. E mo sto in quella camera, eccellenza, si sta mettendo a sciassatello. Facciamolo uno scherzo, prima se si ricorda. Comandate, eccellenza! Voglio dirmi una cosa, tu a chi si figlia? Vincenzo, ma padre a me! Ma te lo conosci a fuori, questo non è vero, questo te l'hanno imparato, un vero padre tuo, e chi sto qua? Papà! Sì, papà tuo che ha passato un cuore nei guai, tra la miseria vera e la falsa nobiltà.